No, aspetta che mi devo spostare già che ci sono qui. Buonasera, Buonanotte, ciao. buonanotte, grazie, Ciao, arrivederci e grazie, a tantissimi. domani. Ciao. No. Scusa. Non è quello la... Oh, che cazzo, non è che è accesa la No. luce. È la sigla finale volevo fare, no? Ah. Ma è venerdì oggi? È È venerdì venerdì. oggi! Domani no live! Che bello. Sì. Domani mi riposo. Buonasera, buonasera. Aspetta che sto cercando di sistemare sta luce. Non riesco. Ok. Buonasera. C'è Buonasera. E caos? Chi ben comincia? Avete visto? a metà del... Della minchia? Ah, Sì. sei proprio volgare, sei comunque, posso Scusami. dirtelo. Scusate. Porca troia, smettila, no? Ok. Settimana di Karim questa, perché 2 giorni, poi domenica, poi lunedì. Lunedì, io no, aspetta, l'hanno confermato. Allora, Che in cosa? teoria, lunedì ci sono i patti Soros. Ah, Ma io giusto. non mi ricordo mica più. Lunedì, non mi ricordo mica più, devo risentire i termos. È vero, neanche io mi ricordo. Cioè, io ho detto di sì, però ma già non mi ricordavo più. Perfetto, te li devi scrivere però i patti. Tre a testa, sì. Sì, bravissimo. No, me lo ricordo, però non mi ricordavo che ci fossero. E quindi erano Mio Dio. zero. I patti Soros. Lunedì. Sì, lunedì. Sai perché lunedì Q? Perché poi non ci sono più. Farima. Bravissimi tutti. Allora, stasera finiamo Sons of the Forest. Addirittura. Va Sì, ma praticamente sono una scorciatoia. bene. E ti seguo. Io e Klimt. Come... Kelvin, come Clito? Ma puoi sbagliare il nome? Ho sbagliato. Dov'è qua? Ospito, eh? Arrivo a... Ho aperto, sì. Che giorno era? Questo. Bacio Clint. Clint scritto così tra l'altro, non Clint, Klimt. Hai aperto già? Vado. Sì. Continua. Oh, Adesso ci carico, vorrà eh? 3-4 ore, sì. Sì. Vedi di iniziare a usare le droghe. Sì, perdiamo Ah, belli giusto, carichi. volevi... Sì. No, era una battuta su quello che raccontavi ieri, non... Sì, Ah. infatti. L'avevo capito. Non in game. Devo Non fare vorrei poi mai che un qualcuno video documentario. fraintendesse. Parlavamo di droga vera. Sì. Devo provare una droga per ogni... C'era un tipo... No, una... Come si dice? Come Un devo dire? tipo di droga, Una... un tipo di... Secondo Faccio me è una giusto, eh. giornata per ogni droga. Ok. Ma E che poi in cazzo? Ma quella no, era giornata lì... meglio provo un tipo di droga. Perché una giornata? Sì, è perché ogni giorno una diversa, non tutti... Sì, ho capito, però non so se sia più corretto dirlo dal punto di vista dell'italiano. Non lo so, questo non te lo L'esempio so dello dire. specchietto a gatto? Quello della macchina? Del... E Ah sì, lo sentite in di diretta? Wulong. Di Wulong. Sì, Ma sì, no, sì. era un esempio... Sì, te l'ho fatto, no? No, l'ho sentito in diretta, c'ero. Ah, ok, a posto. No, sono d'accordo. Sì. Sono triste però. Però in realtà adesso ci metterò un po' di più, anche se domani devo montare Hogwarts Legacy, perché io il canale ce l'ho ancora. Oh, bastardo. Stavo sognando da ieri di dirlo questa cosa. E quindi devo montare Hogwarts Legacy, tutta la mappa a piedi, Hai che è aspettato che fossi stato... adatto dalla psicologa per farla, perché sennò E piangevo. ti volevo... Esatto, ti Che? volevo... Che sei successo? Perché Che è tu non ci sei, ma successo? mi... Oh, un sacchetto di pelle! Che paura! Kelvin, fammi un falò. Costruisci falò, ecco qua. Ci mette 3 ore ogni volta. Adesso devo comprarmi un SD che sia più grande di 256 GB.
porca vacca, però, anche tu. C'ho ancora quelle solo per il sistema operativo. Anche il mio doveva essere solo per il sistema operativo, l'ho riempito uguale. Figurati. Però il mio è da un tera. È da un M2. Però se installi tutto, sì, sì. Io ho 4 tera pieni, sai? Di cosa? Tra registrazioni e giochi. Io butto tutto, gatto. Che scherzi, butto tutto. Cioè io registro, faccio il video e disintegro tutto quello che ho. L'unica cosa che mi tengo è il video renderizzato, ma peserà 2 giga. Sì, però ad esempio le serie come queste qua che ho registrato qua sono... Non posso buttarle finché non è finita la cosa. Tipo The Forest, lo sto registrando tutto e poi dopo lo... E tu non le fai queste cose qua. Eh no, perché io registro e monto. Non quelli che registro e monto, anche io li tengo, sai cosa? Una settimana. Perché se ci sono problemi. Ma dai, sul fuoco mi ha spawnato! Sei di colore oggi. Tu no, tu sei John Cena più o meno. Anche tu, ma di colore. Se posso. Siamo lo stesso, ma di due pelli diverse. Benissimo. E tu col boccaglio sembri proprio un deficiente, ma va bene. Io vedo purtroppo. Io vedo purtroppo sì. Kelvin, gli vedo soltanto la torcia e che volano, la torcia e la targhetta con scritto Kelvin che vola. Oh mamma, no, puoi provare a parlargli? Provo, non posso parlargli. Oh no, l'hai sperimentato, se ne sta andando. Aspetta, provo a premere e non succede niente. Aspetta che gli dico di miseria. Sgombrare 5 metri, magari lo vedi. Ha tirato fuori l'accetta. Vedo l'accetta che vola. Mannaggia, devo uscire e rientrare. Forse è meglio. Ok, salvo per sicurezza. Tanto la tenda qua è sopra o caduta? No, no, è qua. No, io vedo tutto rotto. Aspetta. Ah, allora mi sa di sì. Io ho detto sgombera 5 metri. Lui ha tirato giù un albero. Io non so. Ha iniziato a fare l'iniziativa sua. È più sgombrato di così. Il secondo episodio esce a fine di questa live. 24 ore. Un cofanetto con tutti i tuoi video. Intanto vediamo se li recupero tutti i miei video. Bellissimo un cofanetto. Ma chi lo compra? Ma vendiamo... Gatto, guarda che si faceva ai tempi, si... Gatto, ma dove... Ancora che spawni nel fuoco, che hai? Allora, io adesso ti spiego qual era il problema. Sì. Non eravamo qua prima. Eravamo in uno spiazzo vicino al mare. E io vedevo gli scheletri e la tenda per terra. E come cazzo è che però c'eravate anche voi? Lui invisibile, ma tu c'eri. A te è renderizzato sbagliato. Vabbè. Va benissimo. No, Kelvin, non iniziare, per cortesia. Subito così, Allora, possiamo partire. Prenditi delle ossa se ti servono. Se ti togli il boccaglio mi fai un favore che sembri un deficiente, grazie. Non ce l'ho. Ce l'hai. Io non ce l'ho però addosso. Quindi... Sulla destra devi... Faccio... Rimuovi. Così meglio? Vediamo un attimo. Perfetto. Ma c'hai i baffi! Yeah, yeah. Ma tu baffi? Ma che bell'uomo che sei! Ma cosa sono sti baffi? Mi mandate una clipin. Gabriel, mi mandi un frame, una roba? Ma che cazzo? Grazie. Grazie Luca per i 19. Che ti ringrazio Luca? Scusatemi, non dovevo ringraziare. Solo... Cretino, adesso devi ringraziare tutti. No, non ringrazio nessuno. Finita. No. Allora, ci eravamo fermati vicino a un. Sì, dobbiamo andare a vedere. Sì. Che è arrivato? La foto di. Ah, no, pensavo che. Ok. Scusa, zero mi ha dato di difesa. Quella roba lì. Daniele, perché questo messaggio mi hai mandato? Ha provato a bannarti, lo so. Ha provato a sì. Me l'ha detto. Perché? Che ho fatto? Perché hai fatto una battuta cattivissima nei miei confronti, ha fatto bene. Non era una battuta, era la verità. Sì, però sì. L'ho detto in modo cattivo. Esatto. No, dai. È vero, sembra Cleveland Brown. Merda, non ho abbastanza ossa. 1, 2, 3. Se vuoi, sì. Sono per terra, Sì, sì, lo so, ma infatti mi stavo preparando io per quello. Ti servono a te? No, però forse un altro pezzo la posso costruire. Io sono a 3. Ah, no, sì. Allora,
Che cazzo prendo? 1, 2, corda e scotch. Ok. Sì, non voglio... Aspetta che apro una sacchetta di pelle. Mi fa troppo ridere che è pelle umana con la zip. Medicinali. Ah, però okay, se tu hai più roba, mi sa che te la butta via, sai? Quindi non voglio aprire la sacchetta di pelle. Dici? Non mi fa impazzire l'idea. Io sono veramente pieno di roba comunque. Anch'io. Tra l'altro il bastardo ti dice indossa l'armatura, ma poi non è vero. Cioè te la mette a lato. Zero. A me la mette a lato. No, a me l'ha messa. Ce l'hai. No, a me la mette... Quante ne hai tu? 5? 5, sì. Sono gambe, braccia e petto, forse. Non so dove l'altra. Dove, in testa? No, ne hai due nella braccia sinistra. Nel braccio sinistro. Ah, ma quanti? Hai braccio e avambraccio. Scusami. Eh beh, sono una decina, no? Vedi? Sono il doppio di quelle che puoi mettere tu. Vamos! Vamos a bailar. Esta vita nuova. Stiamo andando giusto, aspetta un attimo. Sì. Ok, ci mancava questo qua in alto, vero? Sì, sì, è quello dove ci siamo fermati apposta. Okay. Perché c'era lì il punto verde e la grotta più avanti. Esatto. Buona. E poi in realtà ci sarebbe anche il punto viola in mezzo al mare. Che è? Perché secondo me si può fare una barca. Non hai sentito una strega che ride? No. Sarai sordo, che dobbiamo fare? O sei matto tu? È più probabile che sei solo tu che sono matto io. Scusami un attimo. Devo risponderti? Sì. Secondo me entrambi. Ah, ok. Ah, giusto. Dovete trovare le pale. Sì, quello sì. Le pale o la pala per scavare? Sì, no, una pala a testa che lo intendesse. Aspetta che Gabriel mi ha mandato... lo screenshot del mio personaggio. Ma sono bellissimo! Te l'ho detto. Ok. Andiamo. Quante pozze da... Che cazzo ha calpestato? È un tronco. Dove vai, scemo? Devastato, gli ho tagliato la testa ed è morto. Abbiamo trovato l'accetta OP. Ma la signorina con mille gambe! Dov'è? Dietro di Kelvin! Aspetta, guarda che c'è in mano roba! C'ha le bacche in mano. E indica anche lei, hai visto? Te. Ho visto, che cazzo! Ma quindi lei è amichevole. Lei non è come loro. La sacchetta. Presa. Aspetta. Aspetta, però ha paura. Armi, togli le armi. Togli le armi. Niente. È scappata, niente. Mannaggia. Secondo me... a parte perché mi hanno rotto un'armatura. Secondo me tra lei e Kelvin nascerà qualcosa, sai? Dici? Secondo me si erano lei trovati. Stava mezza parlando quasi, È con lui. E aveva delle bacche in mano. Di qua, dove stavo camminando. Parte la romance. Cos'è facendo? Stavo prendendo lo scotch. Perché la sacchetta mi ha dato lo scotch. Quindi potevo fare un'altra armatura. Ma io me ne tengo tre, tanto vedo che non è così essenziale. Kelvin, che cazzo stai facendo? C'è uno dietro? O è la tua ombra? Non so. No, lo stai indicando. No, c'è uno, sì, che sì. Uno che rotola! E rotolava per terra, grazie Kelvin. Andiamo. Che grazie, Kelvin. Ma perché è diventato muto anche? Ma che cazzo? Non può fare... No. Poverino, no. Mi sono esposto i timpani, okay. Non ha la gola. Mi scippo tantissimo. Cos'era? Era come il film di Totò dove c'era non mi ricordo chi, mi sembra un notaio sordo e loro lo prendevano per il culo. E poi il notaio si è messo gli occhiali e si è scoperto che non era sordo ma era cieco. Nel senso che non sentiva perché non vedeva bene. Che sai che è molto vera come cosa? Che perché se non vedi il labiale? Perché non ti concentri, quindi sì. Sembra che non stiano neanche parlando con te. Che ho io sentito sono urlare verde, adesso sì, però che è? C'è dell'aloe. Io provo a mangiare questa roba, ma perché? Non è buona. È morto? Ok. Non che è cos'era? Buona. Boh, queste bacche a pallina. Sono dei grappoli di cacca. Ah, è vero. Aia, che mamma male! Mia!
L'ho visto arrivare, però l'ho fatto a tempo. Tu sei un bastardo. Non è morto. Riesco a prendere troppo basso. Dove è andato? È scappato. Kelvin, fai qualcosa, tira una pietra. Ma siamo al verde qua. Oh, un antro. Chiedi a Kelvin di fare il rifugio. Oh, madonna, sì, e anche il falò. Sì, non so se dobbiamo dormire, non so che ore sono. Vabbè, che tanto se entriamo nella grotta ce ne sbattiamo. C'è scritto nel... che gli dico il rifugio? Sì. Costruisci, riparo, vai. Ho ciò che lo fa sopra il golf cart. Mamma mia, se è vera questa cosa. Cellini, via. Ah no. Bravissimo, bravissimo Kelvin, bravissimo. Ah, mi servirebbe da mangiare. Ho qualcosa. Hai anche di un buono. Bel falò, Kelvin, che dici? Rotta in carne, la lascio. Cucche di carne, la mangio. Yeah. Sai cosa? Dormiamo perché io ho metà sonno. Forse è il caso di... L'avrei dovuto mangiare domani, vabbè. Aspettiamo ancora un pochino, magari così si fanno le 7, tipo non le 6, perché sennò... ma tanto secondo andiamo nella grotta, non ce ne frega niente a noi. No, ma perché secondo me ci svegliamo con un sacco di fame e di sete. Okay. Ah no, vabbè, dai, facciamolo. Aspetta che sta accendendo... Perfetto. Vai. Grazie, Kelvin. Kelvin, via da lì! Non fare il pollice! Lo fa lui il fuoco e si dà fuoco. Togliti da lì. Vabbè, salviamo e dormiamo, dai. Vai. Kelvin! Mannaggia! Mi salvo. Ecco qua. Okay. Ah, non ho perso neanche così tanto cibo e acqua. Il cazzo, io l'ho perso parecchio. Mangio pezzo di cervello? Ah, buono. Kelvin on fire. Kelvin on fire. Cucino il pesce, guarda, visto che sono qui. Ah. Non riesco a salire. Riesco a salire. Ok. Eccoci qua. A posto. Aspetta, occhio, non ti avvicinare. Non lo vedo, io vedo le fiamme e basta. Ma cosa hai dato fuoco a tutta la foresta? Hai fatto? No, è perché... Che c'è? Cooked carne. E la cucco di più? No. Ah, guarda. Guarda, se vuoi posso cucinare questa. Che hai messo? Oh, non l'hai messo vicino alla mia? Occhio, Io non vedo niente. Io vedo le sagomine bianche sotto le foglie. Ma come fai a sapere se è pronto? Me lo fa mangiare, probabilmente diventa verde l'icona, perché io... Guarda che... No, me l'hai rubato, gatto! Sì, e ti ho salvato la vita, era rotten, deficiente, perché era non lo vedevi. Guarda te. Che schifo, fammelo buttare via. Scusa. Mangiati la testa, allora. Mangiati. No, l'ho messo l'altro. Solo che non vedo quando è cotta. No, infatti. Non lo vedo perché purtroppo. La testa è la testa finché non diventa pronta, quindi. Ho salvato la vita da un'intossicazione alimentare gravissima. Chi è? Ah, Kelvin è a terra! Ma porca di quella puttana, vallo a salvare. Aspetta, che devo mangiare. Mangia, dov'è Kelvin? Ma spiegami con... C'aveva una scritta giapponese! Avrei mangiato il sushi. Ho capito. Ma mica al ristorante. Resta. No! Cazzo. Cosa ho premuto? Niente. Ho sbagliato! Ma che hai fatto? E volevo dire di nascondersi. C'è un gioco in giapponese! Perché? Ma che cazzo, perché c'è il gioco in giapponese? Sì! Che cazzo hai mangiato? Perché c'è un gioco in giapponese? Non lo so. Ho premuto tipo un tasto nel tastierino per sbaglio e adesso è tutto in giapponese. Amici, come... aiutatemi, come faccio? Aspetta, perché adesso anche le opzioni non si capisce più niente. Allora, aspetta, ti guido io. Dammi un secondo che... Ma che succede? Allora, premi ESC. Opzioni, la seconda, ok. La seconda. Poi il terzo, quello centrale, gioco. Aspetta, qual è il terzo in che senso? Dopo il primo già selezionato? Sì, sono 5 in totale, il terzo. Ah, ok, terzo. Ok, la seconda opzione, cioè campo visivo, che è il primo, che è una barra. La seconda è lingua. Grazie, ma che paura, ma perché? Ma mangiando un pezzo di carne. Ok, grazie, ma che cazzo? Chissà che cazzo hai premuto. Non lo
lo so. Ma poi ha skippato 3-4 lingue. Non era neanche quella subito dopo, per dire. Vai. Magari c'è la shortcut. Andiamo. Poi ho premuto tutti i tasti e comunque non l'ha fatto. Premuti sbagliati. Ah, dici? Vedi. Possibile. Allora. Oh, che blu e viola. Blu. Oh! Guarda, non mi spoilerare, arrivo. Ah, di già? Perfetto. Ecco dove guidavo. Mi sono incastrato su un laptop. Oh, aspetta. Non era un laptop, niente. Ma questi cavi buttati a terra, insomma, non chiamiamo qualcuno che sistema? Qua ci vivevano. Guarda cosa c'è laggiù. Non ha caricato o c'è effettivamente? Secondo me c'è la... l'uscita. Però guarda qua. Oh, ma c'è di tutto. Ma c'è li di stavano tutto, studi- ah no. È un Ready Player One qui. Cos'è? Cosa dici? La stampante 3D! Eccola! Ho sbagliato. Cos'è? Riposa. Ho fatto una freccia. Ho sbagliato. Gatto, ne abbiamo 1500. Ne abbiamo. L'hai preso il libro, hai visto come si chiama? No, dov'è? Si chiama Universi Paralleli. And Travel Between Them. L'ho preso, ma non so dov'è. Dov'è mo il mio libro di Universi Paralleli? Ah, eccolo qua. Equipaggia. National Bestseller. A deep study of the connection between our universe and the many universe. Vabbè, ma non vuol dire, non è detto. Dici? Potrebbe, potrebbe, ma non è... Cioè, tu spieghi... Cioè, boh. Allora, io ho messo 999 ml, però ci serve una roba da mettere al computer. Sì, la fiaschetta! La maschera? Allora, la fiaschetta ci serve sicuro. Questo anche è un Tampax. Anche la maschera. Anche la... Ma è veramente un... Non un Tampax, è un assorbente. Sì, scusami, Tampax è il marchio. E la fiaschetta sicuro, vai. Ho preso le frecce. Fanne due! Ecco, volevo chiederti, questo qua che creo adesso, lo possiamo prendere uno a te? No, vero, sarà... Oh, guarda, qua è pieno di roba! Eh sì, già raccolto tutto. Okay. Aspetta, ci sono due scatole da aprire. Oh, si salva anche. Yeah. Fermo, aspetta, non lo prendere. Tu? Vai, 3, 2, 1. L'ho presa, credo. Sì, e mi sa che l'hai presa solo tu. Vabbè, dai, ne creiamo un'altra. Vado. Vai, vai. Però abbiamo il doppio della resina almeno, così. Sì, sì, vabbè, ma non... ti devi curare, perché qui è pieno di pastigliette di droga che io sono... No, no, l'ho prese tutte anch'io, ho preso di tutto, guarda. Ho fatto un macello che ti non ti colpisco se vuoi, ti faccio danno. Ecco qua. Eccola allora, qui. Prendo io. No! Perché l'hai presa tu, sei scemo? Scusami, hai ragione, l'avevi... dovevi prendere tu. È caduta dietro, sì. Devi raccogliertela. Presa, ok. Allora, facciamoci la maschera che secondo me aiuta per i nemici, eh. Se lo dici te, andiamo. Ma io pensavo che questo fosse un sorriso demoniaco con dei denti, invece no. Ho visto malissimo. In chat fanno notare che Timmy era il nome del bambino di The Forest 1. Quello che ha scritto il libro degli universi paralleli? Siamo così avanti nel tempo? Beh, vabbè, quanto ci vorrà scrivere un libro? Non è che... Prendila pure tu. No, che l'ha scritto da bambino? Oh, madonna mia. No, ho capito. Però era un bambino. Saranno passati magari 10 anni. Io pensavo meno, capito? Io pensavo fosse quasi a ridosso del Ah, due. Dici? O magari un prequel. Cioè, non si guarda sa. Guarda come diventa The Mask immediatamente. Vai. Ma mettila. Non posso metterla? Ah, ma la devo tenere, vedi? Ma non, sai non che la posso mettere. Nell'uno mi ricordo questo gesto. Sì? Ma sai che c'è un che mi ricorda? Solo che si vede malissimo. Io vedo dei buchi del naso, sto guardando. Dov'è che è? È a sinistra, in alto a sinistra. Metto sul 5. Tanto sta storta. Bello però, fighissimo. Secondo me ci serve con i selvaggi, No. È quello, dicevo... Rampini, cos'è il tessuto tecnico, gatto? Tessuto tecnico, credo che serva per craftare. Frecce, fiaschetta, rampini, tessuto tecnico. Lo facciamo, ce ne prendiamo uno. Proviamo a farlo, sì, dai. Io l'ho fatto. E io vorrei provare anche lo slittino, però non so dove potrebbe tornarci utile uno slittino. Verissima questa cosa, verissimo. Andiamo in vacanza. Prendilo, prendilo.
Aspetta che metto la fiaschetta nell'8 e la maschera nel 9. Ok. Nuova ricetta di creazione disponibile nell'inventario. Ah, vedi, adesso sappiamo a cosa serve, vediamo. Serve per fare l'armatura tecnica e servono batterie, un microchip. Cosa? Microchip dove lo troviamo? Non c'è. Il processore. Il circuito stampato. Io non ho rotto nessun computer, quindi non posso farlo. No, l'avevamo preso, ti ricordi? Due basta. Io non sono l'ho fatto. Sono io? Sì. No, vabbè, lo facciamo, fatelo. Che facciamo? Fatela. Allora, metto questo. Poi io ho le mie ossa, sono contento. Una corda o lo scotch? Non ho mica capito. Ok, lo scotch, poi un rotolo di filo. Non mi fa più aggiungere coso qua. Tra l'altro vuoi ridere? È tutto in bianco e nero. Ah no, non è in bianco e nero. Adesso le cose con cui puoi craftare sono colorate e le altre diventano bianco e nere se non le puoi mettere. Ah sì, ma era già così. Era già così? Sì. Non mi fa aggiungere l'olio cuore qua. A te te lo fa aggiungere? Ci provo, aspetta. Non trovo la merda di coso nuovo che abbiamo costruito. E che suono, mi dà un po' fastidio. Dov'è il connettore lì, quello che abbiamo appena fatto, scusami? Il tessuto? Non lo trovo. Anche se si colora, non vedo un cazzo. Ah, io l'ho finito il materiale per craftare. Di già? Madonna. Eccolo qua, guarda dove cazzo era. Vediamo che viene fuori. Lui MacGyver, comunque. Ma dai, ma mi ha fatto un pezzettino piccolissimo. Ti pare. Dove me l'ha messo? Vedi un attimo. Aspetta un attimo che vedo. Sul bra... Ma alle luci di Natale, ma scusami! Sono diventato Crisis. Girati un po' di là a destra. Fermo così che ti mando la foto. Cos'è? Puoi mettere le ML che l'ho finito. L'ho messo, aspetta, te ne devo mettere un bel po' perché... Ne servono 1000. Infatti ne avevo solo 100 e le ho messi e le ho presi. Azz. Era lo slittino. Lo slittino volevi fare? E che cazzo ne so, magari è utilissimo e non lo sappiamo. Vabbè, salviamo e andiamo avanti. Ma che merda che tra l'altro clippa con la maglia. Va bene, andiamo verso la luce incredibile. Un po' paura, se però... Non sbagliare tasto, mi sparo. Ecco qua. Ci siamo. Lasciamolo suonare e via. Gol! Cioè, guarda che c'è il robottino, vedi? Sì. Oh, non è che spaccandolo magari ci dà... Vai, prova. È indistruttibile. Vabbè. Peccato. È un soldino. Sì, l'inventario ti dà uno schiaffo in faccia abbastanza. Ogni volta che lo apri. Oh, c'è lo sputacchio, attenzione. Sì. Che proprio sputacchio, che schifo. Oddio, c'è tutto il laboratorio, gatto. Però che bella giornata. Ma sembra tra l'altro quello del primo. È simile, sì. Un orologio. C'è roba per terra, qua. Date. Conspiracy theories. Un rocchetto c'è. Si rompe questo? No. Qua ci sono dei soldi e l'orologio. Tutta roba che a noi non serve, tra l'altro. Ah, serve da mettere la tessera anche qui. Azz, sempre blu? Sì. Sempre blu. Ok, va bene. Ok, si va. Beh, minchia, siamo comunque stracolmi di roba, Ma dove andiamo comunque troviamo qualcosa, quindi non è male. Sì. Anche se abbiamo trovato un vicolo cieco non è stato così inutile. No, anzi, ci siamo anche craftati roba. La sarebbe maschera. Utile poter sistemare e dire qua c'è questo comunque, quello lo apprezzerei. Segnare i punti sulla mappa. Sì, è vero, sarebbe... Cioè, abbiamo i segnalini da mettere, ti ricordi, quelli viola? Però inizia che rischiamo... Però dopo sono altri segnalini viola, esatto. Sì. Bisognerebbe toglierli tutti e metterli tutti. Che poi, tra l'altro, siamo stati a un viola ieri e non l'abbiamo trovato il segnalino. No, è vero. Sì, i localizzatori, ragazzi, però non possiamo. Sarebbe... Ah, devo premere. Ah, che bella giornata. Kelvin è vivo? Sì.
Ok. Cisti Kelvin, siamo tornati. Si è subito corso incontro, molto contento lui. Eh sì, proprio il allora, cane. Seguimi. Andiamo al punto viola. Occio. Oh, no, la... Ah, Dio mio. Ma basta, vuoi tirare le pietre. Ma sempre perché sei bello. Non è vero. Andiamo al alla grotta, gatto. Alla grotta, ok. Che dovrebbe essere... Chi cazzo urla, qui mo? Vicino. Quindi, sì, sì, dove sto andando io? Ok. Occhio Kelvin? Che ci segue, questo bastardo. Che vento. Col tasto destro del mouse... Ah, potete cambiare l'icona di localizzatore. Fighissima questa cosa. Bene, grazie. Quello è utile, magari facciamo i verdi, sono no, i verdi, credo, i blu. Proprio i due colori ci sono, ne c'è uno dei due. No, ma blu sarebbe il punto esclamativo, però, capito? Perché noi abbiamo, ti ricordi che abbiamo trovato un'altra di porta da aprire con la sì. tessera? Mo sì, vai sì, a capire, sì, ti ricordi dov'era? Sì, sì, era nella grotta quella dove siamo stati all'ultimo save. Ma non mi ricordo quando. Era a sud, all'altro verde. Ok. Ci sono bacche se vuoi. Sì, sì. Che bello vuole apparire di lapidazione, deve soffrire, esatto. Ma no, ma che vento! È la tramontana questa, eh? Siamo a Trieste. Sì. Infatti vedi com'è tutta in salita. Sì, tantissimo. Sì. Ma no, ma adesso ti taglia tantissimo, sai, Discord. Urlato, scusa. No, ma poco poco. Ui, eri tu? Ok. Ho cercato di uccidere Bambi. Chi mi spintona? Ah, un albero. Ma tanto lo dico alla chat, no, giusto perché magari qualcuno di sadico vuole. È uscito dall'accesso anticipato Forlorn, quel gioco che avevamo fatto in live dove l'avevamo finito, terribile survival incubo del mostro che ti appariva ovunque, non so se vi ricordate. È uscito dall'accesso anticipato, quindi se volete. Non so mica se qualcuno ti ha sentito questo vento comunque. Ti mai. E per me era forte. Allora, è qua la grotta. È forte, parte. Forte. Karim, un pungolo elettrico. Madonna, veramente. È a pile però. Eh beh, okay, certo. Sì. Beh, chissà pungolo, quante ne devi usare. Magari non lo userei lì in acqua, dove sei. Invece guarda, non fa niente. Con le doppia A si carica con... Dimmi che la grotta è qui, ti prego. No. No, però dovrebbe essere qua. Ah no, è più sopra, è più sopra. Sarebbe stato più bello dove volevo entrare io, però. Oh, eccoci qua. Corda. Circuiti elettrici finalmente anch'io. Buona. A posto. Così ti puoi fare quel pezzettino microscopico di armatura che mi sono fatto. E risina. Così posso finire di farmi lo slittino, il bob. Kelvin ha fatto tutto il giro del laghetto per passare di qua. Digli di nascondersi. Kelvin, sì, vuoi fare la base o andiamo a ma cazzo? Ma no, abbiamo salvato da poco, basta solo che ma la farfalla sull'accetta, la vedi? Cosa? C'ho la farfalla sopra la punta dell'accetta. No, non la vedo. No, peccato. Kelvin, nasconditi. E che bordello, però. No, ho messo riposa, vabbè, niente. Vai, riposati. Che... Ti preoccupare. Non vi ricevete creazione disponibile, perché? Perché sono entrato nella grotta? No, forse col circuito puoi fare adesso la, il pezzo di armatura. Vabbè, ma me l'ha detto adesso. Che ritardo. Clot, orologi, con braccia. C'è anche del cibo, credo sia un pezzo di carne. Vedi un attimo. Io mangio, aspetta, vediamo. Era carne, sì. Ok. Buona? Ma l'ha mangiata, non ho detto niente, quindi vedi sì.
ha dato pochissimo cibo. Però. Perché è cruda. Ah, giusto. Comunque non si butta via niente, eh. No, no, per l'amor di Dio. Cioè, per siamo in grazia di Dio. Abbiamo di tutto, barattoli di cibo, sì, per gatti, ramen, e mangiamo la carne cruda per Io non sarei partito con ogni ben di Dio in barattoli di cibo per gatti, ma vabbè. Ma io sono pieno di barrette energetiche, cioè e piuttosto invece mangio la carne umana, voglio dire. Ma no, quanti teschi, gatto, qua ci sarà un mini boss, sicuro. Sarà un buffet. Ah, volendo, c'è la corda qua. La corda? Sì, visto. Qua. Qui. Te sei matto? Ah, no, eccola qua. Ah, c'è il tizio lì. Lo vedi? C'è una corda anche qui, eh. Oh. Yeah. Mi fa ridere che non vedo più perché l'ho raccolta io, ma sentivo te che la raccoglievi. Attento che ce ne sono due uno dietro l'altro. Vado, eh. Bravissimo. Bellissimo, mamma mia. C'ha le braccine proprio forte. Gli ho colpito il cazzo, lo scuoio. Ah no, dobbiamo farlo assieme, scusa. Il prossimo lo faccio. Oh mamma, chi è stato? Ma è gigante, gatto! No, non è vero, che dici? Non è vero! Ma perché lo vedevo gigante, scusami? Beh, alto è alto, sicuramente, però. Gigante. Te lo giuro, lo vedevo gigantissimo! Chi hai mai fatto? Dietro di te! Ehi! Dov'è? È qua. Ah, è uno di quelli. Velocissimo, eh? Con l'armatura non mi ha veramente fatto nulla, sai, quasi. Eh sì, perché l'armatura ti protegge. Allora, pronto col 3-2-1 a scuoiare qui? Va, non me lo dà. Ah, è qui, non me lo dà. Ah sì, ecco, 3-2-1. Oh, mamma mia. Bellissimo, che clip. Okay, ok, vai, prossimo qua. Questo qua per terra sotto. Questo qui. Non me lo... Ok, vai. 3-2-1. Che sincronia, ci stiamo compenetrando tutto. Tantissimo. Questo qua a fianco. 3, 2, 1. Che bello, mi rifaccio l'armatura di pelle. Letteralmente di pelle, di qua? Questo no? Già questo fatto qua? Questo. Ah, c'è un altro? No, sì, già fatto questo qua. Vai. 3, 2, 1. Siamo al limite del cheating. Sì, però sempre sul limite. Non così tanto. Allora. A me un po' di dolore me l'hanno fatta. Sono al massimo. Ho l'armatura al massimo. Bastardo, io no. Dove cazzo è la pelle umana? Basso a destra, molto nascosta. Basso a destra. Ah, eccola qua. Io no, mi puoi guardare perché ho paura. Ah, proprio direttamente indossa, eh. Sì, sì, sì. Combina. Sei diventato un tank di Left 4 Dead. Cosa mi manca qui adesso? Ok. Arrivo, che mi faccio anche io le lucine di Natale. Però mi dice zero armatura. Come? Io ti vedo che hai il braccio tutto pieno, l'altra mano, i piedi. Ah, aspetta. Ok. Non le avevo indossate. Ok. Aspetta che cambio colore che mi dà Oh, molto meglio. Boh, come... Io... Come la faccia, io? La faccia, mio Dio. C'ho anche la faccia? Oh, mamma mia, stai fermo, aspetta. Mandami la foto subito. Ma sei inguardabile. Sei la cosa... Il mostro della palude, sei. Oh, madonna mia, sono Elephant Man. Anche sì. Andiamo a vedere lì che c'è la luce, va. Tanto, oh, ma che, come santa. Sembra un pene? Che pene c'hai? Ho un foglio di trama. Che dice? Allora, è una roba tipo una parete luminosa di funghi, sai, una roba simile, sì, nella grotta, e c'è scritto questo è quello che stiamo cercando. È una foto reference. No, se, forse sembra un materiale metallico, sai? Non è che è la resina che abbiamo visto, solo illuminata diversamente. Può essere, però questo sembra un po' più. Questo sembra un po' più minerale di ferro. Quella lì invece sembrava più bolle di sapone. Eh sì. Tra l'altro, da che parte? Di là dove ci sono le luci? Credo di sì. Oh no, gatto, guardami.
Ah, ti è rimasto. Ah, un posto, si è tolto. Ti era rimasto attaccato il foglio in mano. Come me con le bobine. Aspetta, noi non siamo arrivati da di qua, però. Eh no, infatti, per quello diamo ti chiedevo da che parte. Ehi! Yeah. Niente, niente. Porca puttana, va benissimo. Siamo tornati al primo, comunque. Cazzo, ok. Allora, qui qualcuno ha scorreggiato. Però sembra incastrato, quindi non so. Oh, gatto, che schifo! No, aspetta, aspetta, no, no, fermo, fermo, È che mi sono in live, devi andare avanti tu. No, no, aspetta. Ah, vai di granata? Di molotov. Vai, vediamo, così lo illumini anche, bravo. Oh, Madonna. Ma non hai, non hai fatto niente, non ha fatto. Sta prendendo fuoco, non capisco mica. Non mi sembra. Ma secondo me non è... Non è cioè non... No. Provo a avvicinarmi, eh. Aspetta, ho preso due bombe temporizzate, gatto, da questo qua, guarda. Per terra lì. Mi sa che dobbiamo metterle per aprire il varco. Vai, aspetta, gatto, vediamo che dice qua. Non, c'è, non dice niente qui, ok. No, non dice nulla, purtroppo. Vai tu che sei in live. Porca troia. Dove sono? Poverino. Eccola qua. Ma è nemico secondo te? Togliti. Ma mettigliela, non devi... Non devi... Non devi tirare? Me la fa lanciare, sì. Vai. L'hai accesa? Sì, sì. Ammazza, oh, che Madonna. Schifezza. Pignatta. Ha sbloccato l'obiettivo. Pensavo si attaccasse al muro, lanciata contro il muro. Che schifo, mamma mia. Ma dai, una merda, dai. Tutto. Spero che despawnino, sono pezzi brutti. È gelatina, eh? Ehi, hey, chi è? Che sei? Che hai fatto? Che è successo? Ah! Chi c'è? Ma non senti un rumore terribile quando passi? Come se esplodesse no. ogni volta? Che no. paura! Che cazzo? Sei matto, eh? Mangiatelo che spreco. Non si può, se no l'avrei fatto. Giusto per la scienza. Beh, sai che mi è il manicheretto che veniva fuori lì. Tra l'altro ha ti sono sembrate due gambe quelle? Quella pese in alto? No, che ho visto un che ho guardato in alto. Ma perché ho guardato anch'io la stessa cosa. Mi si è illuminato dall'accendente. Ah, c'è gente. Vabbè, ammazziamo, abbiamo ucciso di peggio. Come se sei arrivato vicino. Scusi. E volevo studiarlo, infatti. Vai, gatto. Aia, che cazzo? Bastardo. Ma gli è saltata via l'anima? Che cazzo è successo? Era un altro. Ok. Dietro! No! Ma è di gente! No, signora, no! Ma mi ha fatto malissimo, gatto! Vai via, vai via! Mi ha disintegrato! C'è un altro! Dietro! Vai che non ho stamina, gatto! L'audio è tutto sbagliato, comunque. Gatto, no, è l'immaginatore! Aia, il male che fa! Bestia! Non ci colpiamo tra andato, di noi? Andato, perfetto. Andato, andato. Okay. Ok, vieni, dobbiamo scoiarli questi che vai. Ci danno... Quel buco 3, del culo. 2, 1... Perché ho finito quasi tutta l'armatura. Però l'armatura toglie il 100% dei danni. Sì, sì, sì. Non, solo che quella... Te, vai. 3, 2, 1. Quella di pelle però, un colpo, va via. Lo so, infatti. Ho perso anche quella bella io, purtroppo. Io solo quella e poi resto pelle, vai. 3, 2, 1. Dobbiamo provare la maschera, però mi sa che con loro non serve. Serve più che altro con quelli fuori. Anche secondo me. 3, questo senza gambe? Sì, 3, sì. 2, 1. Ci servirebbe una torcia che si appende al petto. È vero. Tipo, come quella aspetta, di... partiamo da questo qua. Sì, questo qua esterno. Vai. 3, 2, 1. Siamo okay. super efficienti a scoiare. Questo sopra? Quello più a sinistra vicino alla roccia? Cioè, scusami, quello più vicino alla roccia. Vai. Va bene quello lì. 3, 2, 1. Finiti dentro la roccia. Più che altro l'accetta ha un range che è ridicolo. Cioè, ogni volta devo entrargli dentro per colpirli, se no non li colpisco. Vai. L'ultimo, 3, 2, 1. Sono un po' stanchino, ho metà dell'energia. Ah, e mangiati qualcosina. C'ho la barretta energetica, infatti mi sa che me la magno. Okay. Perfetto, metto l'armatura.
Io dovrei curarmi un po', però non mi manca così tanta vita da giustificarlo, quindi non lo faccio. Bravo. Qua c'è... Come sto adesso? Cerco la maschera? Oh, gatto, c'è una bestia di Satana lì. Ma mi sembra uno dei soliti, eh. Ah no, sembra un... è il pisciatore. Là, sì. È il vaccina. Guarda che questo piscia forte, occhio. Ok. Signora! Una doppia signora! Due signore! Aspetta che la stamina... Che merda, però che l'audio è sfottuto. Vai, scogliamo le signore. Ah, vai, 3, 2, 1. Mamma mia, signore, che cacchio. E mi ero già tolto tutta l'armatura che mi ero messo con tanta cura. Praticamente sì. Comunque, credo che il danno più grande me l'hai fatto tu colpendomi per sbaglio. È possibile. Perché loro mi hanno colpito e non mi hanno tolto niente. Non mi hanno tolto. Vai. 3, 2, 1. Non mi hanno tolto quasi nulla. Mi sa di sì. Infatti, solo, mi spiace, ma solo che... non ci sono mai stato così tanto vicino, No, ma io ricomincio a usare la lancia perché l'accetta è potente, ma è troppo vicino. Devo andare. Non riesco. Ok. Qui c'è roba da mangiare comunque. Sì. Ah, è cibo pronto. Buono. Sì, esatto. Vai. Siamo full. Qua c'è una corda. Pasticche, buona. La prendo, che così mi curo. Ti serve anche a te? C'è della corda. No, sono pieno. Infatti, però vabbè. Io bevo, non posso bere. Sento movimenti, però non sì, so. Sì, sento anch'io del splishy splosh qua. Sta pisciando contro il muro. Che sta facendo? Oh no, anche lui? Dove sei? Che paura. Qua dietro di te. Karim sta facendo delle equazioni. Cos'è quel cubo? Oh madonna. Allora, sai che forse i misteri del... Sta mangiando! Ah, che male! Ok, morto. Vai. Vai, 3, 2, 1. L'armatura me l'ha tutta rotta, sì. Revelio. Guarda qua. C'è uno incastrato nel cubo, intrappolato. Gli altri pregano o stanno morendo. O stanno morendo, sì. Aspetta che mi armaturo di nuovo. Madonna, sono pieno di orologi. Sì, ma proprio pieno. Sono quei venditori abusivi. Sono Rolex finti. Poi tutti lo stesso avevano, bravissimi. Magari è un regalo aziendale, sai? Anche quello che ho scritto fantocci sopra. Proseguiamo? Sì. Vai. Siamo qui apposta. No, sì, pensavo stessi facendo roba. No, guarda, piuttosto... Bambini! No, no, la signora. No. Ok, è la meglio, signora. Meglio la signora. La signora doppia, Signora, venga qua. È una mano, sono le ma mani. Ma cosa sta facendo? Il materiale che il cercavamo. Il materiale, sì! Guarda, vada giù! Fortissimo! Ok, vai. 3, 2, 1. Perché sta cosa del 3-2-1 mi ricorda il primo? C'eravamo qualcosa di simile, citavamo anche lì. Mi sa di sì, sai? Che poi non questo... è citare, semplicemente. Questo per me il materiale è quello. È veramente quello, veramente quello. Non è che serve un piccone, gatto, perché mo no, mi ci viene verrebbe il dubbio, fuori, eh? Verrebbe fuori scritto. Dici? Anche perché che cazzo ci serve a noi? Mica ci mettiamo a craftarcelo. Non vorrei che per andare avanti si craftasse un po' come no, Ark, secondo me no, secondo me no. Speriamo. Sarebbe venuto fuori scritto come per la... I bambini e lo spermatore. Aspetta, fermo. Fammi tirare una molotov. Ma che non è male come idea. Al centro, vai. Aspetta. Una bella palombella. No, vorrei colpire... Ah, vuoi i bambini? Dove c'è il cadavere? Ammazza i bambini, va là. Va bene. Mi sono più fastidio. È veloce, merda! Però! Ma sono tantissimi! Sono veramente tanti. Infatti, per un attimo ho titubato. Ho detto, magari prendo la mamma. Stardo. La madonna, che male. Stardo. No, oddio, bastardo. Vai via, vai via. È morto. Massacrato. I bimbi danno pe- Dov'è? Ehi, ehi.
Non si capisce i bambini quando li uccidi. Scuoiamo okay. La mamma. Dove è andata? Sì. Vai. È qua, qua. Aspetta. È dietro! E lo capisci neanche quando sono morti. Fanno i backflip, fa. 3, 2, 1. Mannaggia, tutta l'armatura mi ha tolto. E anche un po' di vita a me. Cosa hai detto? E anche un po' di vita a me. A me no, grazie a Dio. Ma poca poca. Oh, okay. Flare. Siamo più. Ma tutti i lavoratori, tutti li hanno presi. Madonna. Non posso usare un flare. Oh, soldi. Tiro un bengala, giusto? Stavo pensando la stessa cosa, però non vorrei mai che ci accecasse. No, aspetta. Poi raccoglietene un altro. Quanto ancora dobbiamo andare avanti? Ti ricordo che abbiamo anche tutta una parte dietro da rivederci. Poi. Infatti. Ha un lancio proprio da scemo, però va bene. Era tutto sulla luna il lancio. Ah no, si è spento uno. Ah no, eccolo qua. Che tra l'altro quanto dureranno? Non credo tantissimo, no. Mi sa. Magari per sempre. Già lì avanti non si vede nulla, mannaggia. Perché poi dopo ti crea l'ombra, capito? Occhio che qui cade merda dal soffitto. Sì. C'è di tutto attaccato sopra, vedi? Sì, tipo ragnatele, cose. Che schifo tutto. Qua c'è un boss. Tutta roba muccicosa. Abbiamo granate anche, ricordi? Abbiamo anche hai C4. Anche E anche una tua e io due, sì, esatto. Esattamente. Cosa cazzo? Ha una luce che va e va. Sì, sì, è clinciata un pochino. Ma siamo tornati all'ingresso! Siamo tornati all'ingresso, gatto! Sei sicuro? Sì, è il bivio che dovevamo seguire. L'altro aveva la luce, che era questo qua. L'hai rotta. Ma che hai rotto io niente? Dai, non dire cazzate. L'hai rotta? Dov'è? È qua. Ma che casino hai combinato? Ma va, che dice? Ma sei sicuro? Era qua? È abbastanza, mi sa che abbiamo curvato, abbiamo fatto tutto il giro, sai? Beh, bene, perché se andavamo dall'altra parte trovavamo il culo del mostro e non potevamo farlo esplodere. No, no, mi rimangio quello che ho detto perché è molto stretto e non era così, se non mi ricordo male. Neanche a me sembrava. Ehi! Oh sì. No, secondo me no. Perché oscurità sempre più oscura, però. Però non era così, vero? C'è gente, no, non è, c'è gente. Oh, mamma mia. La lancia fa veramente poco okay, danno. Ok, vai. Questo qua, 3, 2. No, l'ho detto! Dietro di te anche, eh? Hai colpito a me. Scusami. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, è morto. No, è morto. Adesso è sì, morto. Sì, è morto. Lascia. No, vai. C'ha un'animazione lunghissima. Vai, 3, 2, 1. Potevamo scugliarlo mentre era in piedi, tra l'altro. Infatti, per quello ti dicevo che era morto. Ok, torniamo indietro. Non è mai l'area iniziale questa. No. Se abbiamo trovato altra gente, poi figurati. Vai. 3, 2, 1. Ma giocare di giorno questo gioco è impossibile, non vedi il monitor. Veramente. Ok, ce n'è un terzo. Eccolo qui. Cosa stai bevendo di buono? Acqua. 3, 2, 1. E una tisanina. Volevo farmi il caffè quello americano, ma non ho fatto in tempo. Così non dormi? No, non mi fa così tanto effetto. 3, 2, 1. Ehi, il rap ce l'ho in ufficio. All'anguria. A me l'hanno proposto, non me l'ha mica fatto fare poi Plachmans. Io sono già al secondo. Vediamo com'è andato. Magari me lo fa fare anche il terzo. Come giusto che sia. Allora andiamo avanti. Aspetta. Sento del suono mistico arrivare da lì. Bello. Gatto, c'è un altro di quelli che gli sfilanti lì. Che? Quelli che si sfilano. Ce ne sono due però, attenzione. Aspetta, ti tiro una moto. Vai. Vai. Ci ha visto? Vai, lancia, sei fermo. Aspetta. Se riuscissi a ricordarmi il numero. Ok. Fai tu? Faccio io. Aspetto che si avvicini anche l'altro. Sparito l'altro. O se n'è andato per sempre? No, bastardo, se n'è andato. Era di fianco, scusa, che fine ha fatto? Vabbè, ormai. Oh, mamma mia! Quanto veloce!
preso fuoco anche l'altro deficiente, meno male, guarda. Mi sburra! Ok. Uccidiamo questo prima. Ma con quale agilità questo signore? È già morto o no? No. Babba via, vai. 3, no, 2, non lo vedo, aspetta, lo vedo. Vai. 3, 2, 1. Perfetto, okay. E quell'altro. Quello prima, eccolo qua. Vai. 3, 2, no, dove? Ecco qua, 3, 2, 1. Comunque questa cosa che adesso, anche prima era così, anche nel primo scuoiavi, ti dava l'armatura, così easy. Non me la ricordo, però comunque ti, cioè, è inutile questa armatura, cioè. No, mica, gatto, è... inutile nel breve tempo. Eh sì. Però appunto io le ho già usate tutte di nuovo e non mi sono neanche fullato. Tu c'hai però... sta maschera. Eh sì. Io, però questo ti protegge un botto, cioè ogni colpo quasi te lo sì. protegge. Io ho molta paura perché siamo tanto lontani. Secondo me troviamo un'uscita, sai? Sì, per forza, perché non ci può far tornare indietro, credo. C'è qualcosa? No. No. È contenta alla fine. Di che? Che schifo. Ah, ce n'è uno dalla testa, l'hanno appeso, vedi anche? L'hanno impiccato, forse è meglio. Sono bimbi, sono bambini bastardi. Vuoi che li lancio io la molotov? No, no. Aia. Ma dai, non mi fanno niente, sai? No, non fanno niente i bambini. Sono solo fastidiosi. Sono tanti, più che altro. No, a me uno, l'hanno rotto l'armatura a me. Sì, anche a me una sola, perché ci ha messo 4 colpi per uccidermi. Anche tu, non scherzi. Ok. Non sei stato? Che cosa, un bambino era? No, 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 è stato... Ha fatto... proprio tantissimo. No, non è fatto così male. Anzi, in 4 colpi mi hanno tolto un pezzettino di armatura solo. Quanta gente appesa qua. E le corde, giustamente così. Vuoi che ti appendo? No, grazie. Mi lasci lì, poi mi viene a prendere, vero? Tanto ti ricordi che nel primo bisognava appendere le corde per scendere e salire? Certo. Hanno veramente semplificato. Sì, hanno fatto bene. Sì, sì. Perché anche qui... Oh, stiamo chiaramente uscendo, Ma non abbiamo trovato niente, però. Non abbiamo... C'è niente di importante. Niente. No, non è detto che stiamo uscendo. Stiamo salendo, ma magari ancora deve arrivare... Non mi ricordo cosa abbiamo trovato. Ah, ho un bivio. Cazzo, no, dobbiamo andare in quello con i cristalli. Per forza. Questo qua non ce li ha. Non ce li. No, aspetta. Piccolo cieco qui. No. Aspetta, vado avanti al volo. Ok, vedo luce. Qua. Allora sarà l'uscita quella. No, vieni qui, c'è un piccolo cieco. Vieni qui, c'è un piccolo cieco. C'è un po' di roba. Pallettoni. Buono. Trama. Prima poi. Missing CEO, che è quello Edward Puffton, quello che stiamo cercando. Sì. Ok. Non è che la luce era quella che vedevamo? No, vero? Non lo so. No, ok. C'era altro? Ok, perfetto, almeno sappiamo che di qui non c'è un cazzo. Ma questo qua è molto più lineare, molto più semplice, user tra virgolette. Friendly. Però è bello perché sì. È esplorativo. No, a me piace. Ma è bello un'avventura single player lineare. Scusa, co-op lineare, ma scherzi. Magari non sono tutte così tanto lineare da dire scontato quello che vai a fare. No, no. No, infatti, se vuoi puoi farti la casa, il crafting sarà anche approfonditissimo. Però se vuoi puoi andarci anche senza. È molto figa questa cosa. E altri bimbi, merda. Sarai un ottimo padre. Se non mi salta addosso rotolando. Non... Ti devi craftare una lancia da tenere in salotto. Hai capito? Ma come fa a farmi ancora il suono? Ah no, però è morto, dai. Questo no! Anche questo c'è! Vai. E delle molotov. Ah, vero, abbiamo trovato il disegno del cubo, è vero. Che cazzo è servito? No, non abbiamo trovato trama. Oggetti. Sì, no, trama sì. Oh no, un altro bivio? Però guarda cazzo. di qua che c'è luce. Secondo me di qua che c'è luce. Mamma mia, che schifezza. Oh, bisogna andare sott'acqua. No, che paura che mi sto facendo. Non ci voglio venire io di qua.
La gente molto che stretto, si infila nei buchi stretti. Mi ammazzo quando vedo quei video lì. Il caving lì, come si chiama. C'è uno, però non è un vicolo cieco, mi sembra. No, ma dove cammina? Cosa succede? Forse lo azzicco attraverso qua, vediamo. No. Bambini. Aia. No, bastardo, no, non mi fare male. Che ho poca armatura. Arrivo. Ok. Ma ha tolto quasi tutta l'armatura, maledetto. Vabbè, adesso lo puoi, vabbè. Ok. Si muovono ancora! Dai! Pronto? Okay. Vai, 3, 2, 1. Madò, clipperò malissimo. Mamma mia! Infatti. Okay. Allora, aspettami un attimo qua, vado a vedere dall'altra parte se c'era un vicolo cieco. Ok, ti aspetto alla luce. Sto anche esaurendo la stamina comunque. Siamo dentro da un bel po' qua dentro. Mangiati una barretta energetica che te la ricarica a metà rosa, così extra. Ok, allora vediamo di qua. C'era un vicolo cieco, confermo. Perfetto. Era un vicolo cieco. Allora, okay. C'era una valigia con dentro 3 pallettoni. Se ti interessano. Al massimo la prendo dopo. E dici che si deve tornare indietro? Ci può, può non essere. Non lo so. Vabbè, arrivo, guarda. Era più per non perderci che altro. Cioè, vabbè, ma tanto sono 3 pallettoni di un'arma che non sappiamo se troveremo mai. Vai, di più ma lo spero. Siamo pieni di... Bambino! Tutto tuo. Perfetto. Hai flare, va bene. Questo era proprio un militare, però, non era un lavoratore. No. Ma porca miseria! Perché siccome si sono un po' incastrati in giro e stanno pian pianino arrivando. Però se corri via non è un problema. Quanto è buio qui. Questo mi fa molta paura perché siamo veramente nel niente. Sottoterra, male male lontani, scusami. Senti i bambini che corrono. Oh mamma mia, ho trovato il fucile a corda, quello che serve per lanciare i... Per fare gli arpioni segreti. Sì, mi sa che quello dobbiamo fare, gatto. Oh no, no, non serve. C'è già. Vado? Vai. Ah no, il fucile a corda ti serve per fare questa cosa qua. Per fare quella roba là, esatto. Ma che figo! Ecco, abbiamo trovato un oggetto, sei contento? Sì, mi sa che era proprio quello che ci serviva. E adesso possiamo tornare indietro, forse? Sì, non c'è niente qui. Dietro non possiamo più tornare. No, non dietro all'uscita, all'interno. Magari questa era la luce che vedevi prima. È possibile. Questo ci serviva nella primissima grotta, sì? Sai che non mi ricordo. Mi ricordo l'acqua, io. Mi ricordo una grotta con l'acqua e una... No, e basta, solo quella mi ricordo. Ce n'era una con un crepaccio, forse. Allora dobbiamo tornare in montagna, forse. Sì, sì. E anche la grotta con l'acqua. No, non è vero, scusami. Chissà quanto lontani siamo. Esce. È notte. No, siamo qui. O almeno Kelvin ci ha raggiunti qui. Ah, no, siamo rientrati da dove eravamo. Siamo usciti da dove siamo rientrati, No, non è vero, così l'ingresso. Va bene. No, guarda, siamo un po' più giù. Ah, leggermente più giù. Dici che ha senso ritornare lì a vedere la zona che ci siamo persi? Vai, sì. Sarà un altro vicolo cieco, magari c'era qualcosa di utile. Mi fa impazzire girare di notte, ma facciamo una roba veloce. Un dentro e fuori, rapido. Dici che si refillano? No, dai. Le grotte? No, ma sarebbe... Già così è facilissimo se si refillano pure. No, si refillano di nemici, intendevo. Non lo so. Aspetta che intanto bevo perché sono messo malissimo di acqua e energia. Bravo, anch'io dovrei.
Come ti ricordi le valigie nel primo? Che sì, ogni volta le ritrovavi. Lascia e si aprivano a metà. Eh sì. Mi sento solo. Dov'è Kelvin? Kelvin è molto molto indietro. Ma non si sta muovendo però. È ancora all'uscita secondo me. Beh, gli abbiamo detto riposati. No, sì, si sta muovendo. Che buio. Sto cercando di capire che cazzo sta facendo Kelvin. Non vedo veramente un cazzo. È che c'ho il GPS in mano, quindi. Oh, hai sentito? No. Ce n'è uno davanti a me. Lascialo, non lo colpire, non lo colpire. Oh no! È una signora doppia! Aia! Il male che fa! È uscita dalla grotta, eh? Ah, oh, forse. So. O forse vanno perché in giro notte? Di notte. Sì. 3, 2, 1. Forse conviene, sì. Appena arriva Kelvin, magari gli chiedevamo di fare un save qua. Per sotto dobbiamo andare. Sì. Porca troia, sono caduto. Sei caduto? Sì, ma non mi ha fatto male. Bene. Chiedigli di fare il riparo poi. Dov'è? No, ah, salviamo, ecco. Salviamo per sicurezza, va? Kelvin? Sta arrivando. Ci sta mettendo 45 minuti. No, si è fermato. Perché? Eccolo qua che arriva. Eccolo che arriva. Kelvin, eccoti. Salviamo, allora. Non dormiamo, andiamo dentro, usciamo, poi dormiamo. Va bene. Ho sbagliato, Kelvin, no. Mannaggia. Cosa gli hai detto? Riposa. E qua, non è vero? Non ti riposare, Kelvin, non c'è tempo. C'è una luce dietro. Kelvin, c'è gente con la luce. Madonna, che cazzo sì! Succede? Ah! Che paura, gatto! Ammazza questo bastardo! Aspetta, aspetta, gli metto la maschera! Vieni, carino! Ah, ma che male! Oh! Gatto, aiutami! Gatto, aiutami! Guarda, guarda! Che male tu! Ah, mi ha picchiato! Eccolo lì, è deficiente! Deficiente! Io non voglio la sua luce! La prendo io, scemo! Non la droppa! Dov'è? Non la droppa... Gli taglio la testa! Taglia, taglia. Digli a Kelvin di fare roba che... Non facciamo. Lo trovo più, non vedo più è niente. Qua! Dov'è? Ma gente, che faccio? C'è un altro! Vuole il cadavere del suo amico! Gatto, di notte non si può andare! Ho visto! Che bastardo! Ma questi qui sono vestiti come dei riottosi! No, devo dormire tantissimo adesso, c'ho il sonno che mi lampeggia. Lo so. Kelvin è morto! Dov'è? Ma è eccolo morto qua. Dove? Qua. Ah. Allora. Vai, faglielo fare tu. Costruisci falò o riparo? Riparo. Mannaggia. Io adesso ho sonnissimo, mi lampeggia. Aiuto? Che scatto che ha tirato? A te non lampeggia il sonno? No, io avevo mangiato la bibita energetica. Ah, giusto. Oh, mamma mia, salvo. Allora, sì, salviamo. Mannaggia, ho perso, aia! Mamma, questi chi sono? Kerim, sono rimasto con un bastone e non mi gira il mouse, che succede? Gatto, io ti vedo tutto a posto. Cosa sto facendo? Ma che fai? Ah, grazie, io mi hai dato matrimoniale, grazie. Buono. Ma che cazzo. Non è stata combinato? Una mia scelta. Ma che hai combinato? Dov'è Kelvin? È qua dietro l'albero. Mi fai un fuoco, bene. Grazie. Uso tutta l'armatura per... anch'io ne ho uno. Grazie Kelvin. C'è un ragno sulla ragnatela gigante. Che paura. Ok, rientriamo. Aspetta che
No, puoi raccogliere questo coso qua, che io sono full, perché ho rotto per sbaglio l'affare. No, devo cucinare e mangiare, assolutamente. Un secondo, Questi faccio giusto due spedini. Troppo infetti, sai? Eh no, ma Kelvin, porca della puttana, ma scusami. Ma non vedi che sto cucinando? Kelvin! Kelvin! È scemo in culo? Mamma mia, sei scemo in culo. Allora, provo a bruciare questo. Se si leva dalle balle, levati. Là. Kelvin! Non ti sedere, Kelvin, non ti sedere. Kelvin, non ti sedere. Ho detto di restare nascosto, non me l'ha fatto digli, no, digli di liberare la zona. Aspetta che sto mangiando una gamba. A me non mi fa più parlare. Mangio una mano. Vai via, grazie, Kelvin. Buona, ok. A poco. Io avrei bisogno ancora di dormire, in realtà. Veramente? Sì. No, ha lasciato solo le ossa e sì, non la maschera. Sì. Speravo mi desse la maschera. Magari. Vedi, in The Forest se tu bevi con le mani zozze non è un problema. Se lo fai in coso... In Grinella. Il Grinella è finito. Fagli fare la casetta. Ce l'abbiamo? No, l'ho rotta, l'hai raccolto tu, te lo ti ricordo. Ah, scusa, vai. Non è che ci svegliamo di notte poi? E dormiamo un'altra volta. Va bene, sprechiamo tutto il cibo, l'acqua. No, l'acqua no, per... C'è una scatola lì. Vieni qua. È vero. Guarda qua. Ma buono così. Le pillole. Le pillole no. Anzi, guarda, la pillola me ne prendo anche una che non sono full vita. Il Prozac. Ecco qua. Dove cazzo è andato Kelvin per fare un... No, è che ci stava raggiungendo. Vai, dormiamo. Ah, giusto. Vai, dormiamo. Mamma mia, che paura. Ok. A posto, salvo. Sono messo malissimo. Di fame? Di sete? Di fame, di sete. Ah, la fiaschetta d'acqua, è vero. Cazzo, hai ragione, è vero che me lo sono dimenticato. Ah, zero. Basta tirarla su e la puoi riempire. Salti con un'animazione fighissima, ma che bello. Bravissimo, benissimo. Carina questa cosa, ma proprio carina, bravi. Lo sto adorando comunque, eh. Oh no. Che? Se lo mangi crudo il ramen non ti dà un cazzo di cibo. Perché io l'ho mangiato crudo, non bollito nell'acqua bollente. Arrivo con la cena, aspetta. Effettivamente non ho così tanto cibo io, devo dire, addosso. Oh no, pelle basta? Ok, ho preso tre bistecchi. C'è un signore. Faccio finta di niente, faccio lo gnorri e vado via. Ok, prendi la carne che l'ho ci presa, serve. L'ho presa, l'ho presa. Ok. Ti riappiccio il falò. Gentilissimo. Ecco qua. Allora, ho preso un dino. Vai, butta tutto e mangiamo piano piano. E sono tre pezzi, non sta a credere che sei chissà no, che no, cosa. Me ne basta uno, guarda. Gli altri puoi prenderli. No, no, non è che c'è questo gran banchetto. Dicono che hanno aggiunto Creators the Past su Amazon Prime. Santo cielo, ragazzi. Sì, ragazzi, il momento stesso in cui l'hanno inserito, la mia mail si è intasata. E da lì in poi, da un mese a questa parte, solo quello la gente mi ha detto. Sì, tranquilli. Pure qua da gatto, tra l'altro. Mannaggia. Sembrava una roba essenziale. L'ha messo anche evidenziato. Boh. E direi che possiamo andare. Io sonno di nuovo per qualche motivo, ma mi sono rotto i coglioni, quindi andiamo. Ma come? Sarà un aspetta che bevo che perché non so dire. Perché sono di nuovo... Vabbè, tu entra intanto, arrivo. Perché c'è una cassa che non si può aprire? Tu entra intanto.
Sì. Vado. Adesso vediamo che non c'è un cazzo. È vero, c'è una cassa che non si apre. Due casse che non si aprono. Sarà un scenario. Allora, vediamo se mi ricordo dove cazzo era. Era subito all'inizio il bivio? No? Più o meno all'inizio, sì. Cioè, non proprio l'inizio di inizio, ma quasi. Ah, no, sì, sì, guarda, dritto di qua. Gatto! Kerim, la puttana. Gatto, che cazzo era? No! Come? Guarda che ha fatto un verso disumano, eh. Vabbè che abbiamo dormito due giorni di fila, quindi è possibile, possibile che sia quello, sì. Comunque c'era un po' di materiale. Di aia! Sì, sì, sì. Mi ha colpito qualcosa! Era un signore che... Ma dai! Sì, guarda, erano quattro cazzate. Raccogli la roba e usciamo, dai. Sì, sì, vai. Una croce! Di Gesù Cristo, qui. Che cazzo serve? Collected. Prendo la droga. Non mi serve, ma l'ho masticata, che fastidio. Boh. Sei uscito? Vai, 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 corriamo, corriamo. Veramente abbastanza fastidiosi. Vabbè, tanto era solo questo a posto, l'importante era quello. Ecco, ho perso due tacche di armatura per sta stronzata. Sì. Che sfiga, guarda. Comunque adesso vabbè, facciamo sempre così. Facciamo due passi, perché il gioco non è mai un bivio per davvero. Sì, no, sono solo... Se vediamo che da una parte si va, torniamo subito indietro a vedere l'altra. Allora, abbiamo 45 minuti. Dimmi tutto, Kelvin, mi segui? In fiamme, sto cretino. Ok. Vediamo il crocifisso, se si può fare qualcosa. Magari loro sono vampiri. Equipaggia. Che è successo? Gli faccio maledetto salva, ma non serve a niente! Bellissimo! Non serve a niente! Fagli le macumbe! Kelvin! Oh, madonna mia! Ho fatto malissimo! Ma fa... Ma è devastante questo! Non mi mette più via il crocifisso! Oh, eccolo! Mi tira i calci! Colpiscila! Aia! Ecco. Che male! Bastardo, fa anche 360 no scope! No! Sono morto! No, come sei morto? Sì! Sì, ma che cazzo è sta roba? Scusami. Ma anche io sono morto! No, gatto! L'avevamo salvato, però. Sei morto morto tu? Lo mi dice premi E per respawnare. Sì, respawniamo, dai. Oh, mamma mia. Ma era distruttivo lui. Ma da dove è uscito, boh? Scusami. Aspetta, non è che man mano che vai avanti spawnano nemici nuovi? No, era il signore che ti ho detto. Oh, Karim, no. Dove cazzo siamo? Siamo rapiti! Bellissimo. Siamo presi un palo! Ho capito, però, e quindi? E ti puoi liberare. Ci possiamo liberare, bellissimo! Kelvin, inutile! Però vediamo se abbiamo perso roba, perché se abbiamo perso roba ricarichiamo e vaffanculo. Secondo me abbiamo perso tutto, gatto. Dici? Sì, devi prima recuperare lo zaino, non abbiamo neanche lo zaino. Guarda Kelvin, E qua lo zaino, fatto, non è che... Ah. Ok. Ma che ne so io? Sono in fin di vita, però, dai. Quattro nastro adesivo, zaino... Abbiamo tutto di nuovo, Sì, sì, sì. Tranqui. A posto. Mi prendo una droga. Che paura tremenda. È stato figo però. Bella idea. C'è anche una casa e un una grotta qua vicino. Che sia la prima grotta che abbiamo mai visitato, no? La prima grotta che abbiamo... Aspetta un attimo che vedo dove siamo. No. No, è l'ultima grotta che abbiamo visitato, quella mi sa, sai? Ah, qua vicino ci hanno portato? Sì. Vabbè. Sì. Ok. No, però allora io andrei via, gatto, era terribile quell'uomo gigante. Però ci sarebbe il punto viola in mezzo all'acqua che è qui vicino. Vuoi provare ad andare a vedere? Vai. Andiamo a vedere se si può andare a piedi, dalla parte non sua. So. Esatto. Dai, però non è stato neanche punitivo nella morte. No, più che altro lo zaino era qua, quindi ok. Infatti va bene così. Andiamo di qua. Andiamo direttamente verso l'acqua, che così lui lo evitiamo. Ok. È stato Kelvin a legarvi. Te le immagini in combutta? Doppio gioco. Signore.
Ah, vi siete svegliati, meno male. E tu perché non sei legato? Mi sono nascosto in un cespuglio. Bravo, Kelly. Ok, qui è la grotta dove ci aveva rapiti. Io adesso ho una paura fottuta. Non era pensavo fortissimo. Ci fossero questi nemici qui. Ah, ce la siamo giocata un po' male perché io poi mi sono messo a cercare di curarmi. Per due volte, gatto, è successa questa cosa. Che avevi il crocifisso in mano, non ti si toglieva. Prima col cadavere. Però il crocifisso in mano a cosa serve? Perché lo agitava, Allora cioè, lo agitava e lo agitava proprio come se servisse. Secondo me sono vampiri da qualche parte. Perché veramente lo shakerava. Non lo so. Lo stavo esorcizzando. E non è servito. Basta che gli fa vedere Bocconotte se fa tutto quello che vuole. L'ha fatto vedere lui. Legally ci aveva scritto. Oh, mannaggia, mannaggia. Sì, esatto. Ha fatto un rumore, tra l'altro, il crocifisso. Provalo. Perché ha fatto un rumore tipo... Dov'è? Ah, eccolo. È proprio lì vicino agli oggetti di Tools, proprio. Ah, sì, è tipo la... Ah, sì, è vero. Oh. Che sta facendo, Kelvin? Ah, beve. Ah, ok. Lasciamo stare. Anche pensavo si stesse inginocchiando a baciare il terreno. Dopo col crocifisso, dici. Sì. Si confessa. È lui il vampiro. Oh, madonna, veramente potrebbe. Ulala. Ah, qui ci sono dei salvato. No, sono delle valigie, eh? Oh no, è da aprire, guarda. Tutto da scoprire. Oh, trama. Cosa sono? Pallina da golf collected. Come? Quella che aveva in bocca lui, adesso la prendo. Ah, cioè hai messo così tanto a preparare il corso del... Cioè il campo da golf e non hai ordinato golf. Nessuna pallina. Quindi scemo. How we are supposed to play golf. Quindi c'è un percorso da golf. Ecco, spiegati golf cart. I golf cart sono perché questo stava facendo un campo da golf. Ha un senso effettivamente. Salviamo. Sì. Ma così tanti che li utilizzavano come veicoli normali. Mi sembra un po' esagerato, eh? Ti immagini se magari stavano semplicemente costruendo un campo da golf qua. Ok, io ci sono. Yes. Ho preso tutto. Mangia questa erbetta qua che è buona. L'ho mangiata. Perfetto. Corda ce l'ho, batterie ce le ho. Questa non è buona. Andiamo. Aspetta che non mi voglio rompere i malleoli. Di qua. È un concessionario di golf cart. No, ma non c'è un posto dove fargli andare. Nella foresta, se tu vai con uno di quei veicoli, dopo 3 metri sei fermo. Allora, davvero? Ma campo da golf con tutti questi mostri. Guarda, ti do un'idea. Non c'erano mentre lo stavano per fare. Poi anche quelli che facevano il campo da golf si sono trasformati e sono morti. Te la butto lì. Oppure sono golfisti. Ah, dici, volevano sì. Proprio... Tipo, ok. Che sono usciti di testa perché non riuscivano a raggiungere il par, perché il campo era difficile, sono sbarellati e hanno creato sono impazziti tutti. Hanno creato questa comunità loro e se la gestiscono in questa maniera. E hanno ucciso tutti e distrutto il campo da golf, è diventata una foresta. Permesso, eccolo. Oh, bacche. Io sono così contento che siamo morti e non è successo niente, che guarda. Alue. Kerim? No, sono pieno io. Ah, ok. Qua c'è un po' di monnezza, vai. Se vuoi. Tiro una pietra. Perché? Perché mi piace. Maleducato. Non sappiamo ancora la trama di questo, in realtà. Sappiamo un cazzo, non sappiamo. Perché probabilmente la trama vera si saprà appena abbiamo la tessera magnetica. Kelvin, tu sei un coglione. Una volta finito il gioco. Perché nel primo mi pareva che lo spigone arrivasse alla fine e arrivederci, non...
Sì, sì. Non mi pareva ci fossero troppe spieghe. Allora, oh madonna, allargo qui. Ci arriviamo? Boh. A nuovo, dici che a nuovo non ci possiamo arrivare o serve una canna da pesca, sai? Cazzo, c'è una roba lì in mezzo all'acqua che galleggia, vedi? Ah, è proprio quello che dobbiamo prendere allora? Non sembra, perché me lo punta da, leggermente più a destra a me. No, a me è esattamente lì, gatto. Sì? Eh sì. Cioè, se mi giro con il GPS è esattamente dove è la boa. No, la boa per me è a sinistra rispetto a dove sto puntando l'affare. No, però tu non ce l'hai dezoomato. No, io ce l'ho come il GPS. No, io lo vedo proprio in mezzo all'acqua, lo vedo. Cioè, vedo, vedo il punto in mezzo all'acqua, non vedo fuori dalla mappa. Anche tu? No, anch'io. Io vedo il punto in mezzo all'acqua ed è la boa. Vabbè, allora, sarà quello. Lo vedo leggermente più a sinistra rispetto a dove dovrebbe essere, ma sti cazzi. Allora. Musica. Oh madonna, sì. Yeah. Ah. Madonna, addirittura così. Vabbè, lo mangio il cibo perché. Sì. Ficchia. Madonna, ce n'è tantissimo. Qualcuno ha cucinato delle cose. Come si chiama? Delle ossa. Kelvin, vuoi un po'? Che ti vedo. Io ho un sacco di panetti di C4, Dio mio. Vuoi cucinarli? Gatto, hai in mano qualcosa. Che cazzo è? Binario per pistola. Quindi si possono anche modificare. Ah, dici che si va a costruire, non potenziare, tipo. Beh, un binario. Che poi binario sarebbe carrello. Oh, Karim, qui c'è un principio di qualcosa di fuoco qua, eh. Oh, Dio, sì. Si potrà accendere? No. Ah, un altro. Forse solo forse per segnalazione, giusto per dirti guarda che qua c'è trama. Chiedi a Kelvin di salvare, va là. Vai. Perché non vorrei mai che abbiamo appena mangiato ci viene un crampo. Vai. Indigestione, dici. Si sa, poi affoghiamo. Tutte e due, Kelvin fa questi due coglioni. Poi ero io lo scemo. Ma lui l'ha spawnato! L'ho visto, Non c'era nulla. Quanto è grosso poi questo tronco? Beh, è diventato piccolo. A posto, salviamo. Voilà, salvato. Secondo te si può arrivare a nuoto? Secondo sì, me 100%, no. Sì, sì. Dici? Sì, sì. Ok. Andiamo allora. Anche perché se, come pensavi, scusa, col rampino gli spari... Con una zattera? Ti ricordi che ci hanno detto di prendere i... Guarda che non ci fa andare, guarda. No, no, tranqui. 100% garantisco. Ah. Hai visto? Non è così distante. Lo zaino da sub, sì, vabbè, non serve. Non voglio sprecare ossigeno per sta cazzata. Sto nuotando. Adesso che uno squalo ci mangia. Ma sicuro? La slitta, come... Karim, c'era lo squalo. C'è lo squalo? L'ho visto saltare. Nuota veloce verso la zattera, Karim. Oh, madonna mia. Sono indietro! Ognuno per sé! No! Mammina! Mammina! C'è uno spazzolino dei denti! Ma è pieno di roba qua! La pistola! La pistola, Karim! Ma cosa fai? L'abbiamo fatta! Aiuto! Paura. C'è... Ah, un GPS, lo possiamo prendere, sì. Ok? E col tasto adesso si cambia, ecco. È vero, guarda! Fa vedere? Ottimo! Lo vedo da te. Bellissimo! Ottimo, ok. Gatto, siamo nella merda più totale, siamo. Ce lo squa... Gli spariamo? Nella merda... Volendo? Quante munizioni abbiamo? Si vede? Sì, e ne abbiamo presi tantissimi. Di pistola? 9 mm. Ah, 14, non è vero. Ecco. 14. Però comunque, dai. Ma lo vedi? No. E allora... Ce no, la gatto, rischiamo? Io ho veramente paura. Oh, che paura il gabbiano. Qui abbiamo preso tutto, sì. Allora, figa gatto. Ma non possiamo usare una pagaia per pagaiare? Che palle. Vabbè, io vado, eh. Vai.
Era tutta scena, era. No, tutta gatto, scena, guarda che mo' arriva mia zicca al culo, mia zicca. Arriva mia zacchi. Tutta scena era. Ti ricordo che, gatto, la montagna innevata è in mappa? Sì, non so. Bene. Se fino in cima, però. Cioè, noi siamo partiti da lì. Ragazzi, era una pinna? No, io ho visto lo squalo saltare fuori dall'acqua, Mi sembra di essere passato attraverso... Ah, era un'alga, ok. Kelvin! No, ma Kelvin! Porca... Quanta gente! Ma Kelvin, ma che hai combinato? Ha organizzato una festa! Un rave! Oh, madonna. Porca vacca, sono quelli incazzati, tra l'altro. Dov'è Kelvin? Tra l'altro non ho stamina, che sto arrivando dal mare. Dove cazzo è Kelvin? Non lo vedo, eccolo qua. Ah no, gatto, mi fanno malissimo! Fanno malissimo, ci bastardi. Occhio che ce n'è pieno. Vaffanculo. Resta a terra, scemo. Mi ha fatto il Perry. Ce l'abbiamo anche noi, ricordati. È vero. Ti ho tagliato il braccio, muori. Ok. A posto. È ancora fatto. Vivo. Sì, vabbè, era senza un braccio. Occhio che arriva quello. Io sono in fin di vita. Occhio, io in curati, fin di curati. Vita. Curati, curati. Vabbè, non sembrano così duri da uccidere. Tra l'altro ci sono gli attacchi... Per forza che stai usando l'ascia sbagliata, grazie alla minchia. No, no, che è non questa. Non è, no, non è questa. Stai usando quella piccola. Qual è? Cosa fai con la Molotov? Eccola. Eccola. Ma cazzo, era un altro... Questo aveva un sacchetto di pelle? L'ho preso. Ma porca miseria. Grazie al cazzo. Ma un braccio? Prendo io. Apro la saccoccia. Ah, che culo, c'era un po' di vita anche. Beh, vabbè, io sono pieno. Ok, salvo. Mamma mia. Ok. Buona! Kelvin, dov'è? Scusami. L'avevo appena arrestato, dov'è? E qua, sta tornando. Che twist che è stato tornare a vedere Kelvin aggredito. Bellissimo. Tutto morto. Lui sta controllando se ci sente. Non, continua a non sentirsi. Bene. Adesso allora. C'è un altro punto viola di là, però non ci so... Ci siamo già stati? Era uno di... Allora, tutta la parte a sud l'abbiamo già finita. Ok, già andiamo vista. In montagna allora? Dobbiamo andare... sì, io a questo punto andrei al punto verde, che è dritto di qua, e poi rientriamo verso la montagna. Non lo vedo io. Sì, perché la prima grotta era vicino alla montagna. Vedi dove c'è il fiume che arriva fino a un laghetto, lo vedi? Sono tre fiumi, quattro fiumi. No, io vedo i tre fiumi solo. Esatto, quello più a destra. Alla fine del terzo fiume c'è un... Perfetto. E poi dopo rientriamo verso la montagna, che ci sono due grotte lì. Ah, il carrello sulla pistola, è vero. Vediamo se... Ah, giusto. ...può fare. Dov'è la pistola, ovviamente? È nel portarmi e anche il coso. Ah, è giusto, ok. Combina. Bravo. Combina. Ah, si può. E che vai. Cosa ha fatto? L'ha messo. Sì. E non so esattamente cosa... Forse ci puoi attaccare i mirini. Perché è un carrello per attaccare i mirini, quelli. Sì, però non... Non ce l'abbiamo? No. E no, infatti. Abbiamo solo il carrello. Metto la cura sul 9, va là. Ecco. Se si evolve, che ti dà abbastanza munizioni da diventare uno shooter, potrebbe diventare veramente bellissimo. Non credo proprio. Uno di quei finali dove parti survival e poi diventa uno sparatutto. E Resident Evil 8. Verissimo. Anche un po' Atomic Heart, volendo. No, beh, Atomic Heart era fin dal principio. Bravo. Ti volevi sfogare? Non l'avevo ancora visto. Cambio genere repentino, sì sì. Uno sparatutto su binari diventa alla fine. Solo il mirino si vede. Bisogna battere il Nemesis per il mirino. Oppure diventa un GDR a turni. Ti immagini? Va bene. Tanto Doom è stato un GDR a turni su cellulari vecchi. Sì. Vecchi. Mamma mia, che bello. Sì. La lascia piccola. No, no, è quella grande. Questa lascia piccola. Provare un paio di mod di Doom che non ho mai provato. Una si chiama Ashen ed è Stalker ma Doom. Ah.
E hanno detto tutti che è incredibile. Doom 2. Ah, Doom 2? Sì. Sì, no, non il 2018. No, no, no. Non sono modo per un Doom 2. No, infatti ti stavo chiedendo che magari avessi un... Che cazzo di vento fastidioso però, eh? No. Perché Kirby non ci sta seguendo? Vabbè, tanto arriva. No, è fermo. Vabbè, arriva tanto, è sempre arrivato. No, se a terra no. Ma è rimasto lì in spiaggia, è rimasto. Sì, vabbè, ma dobbiamo tornare fino là per prenderlo. Si sta muovendo secondo voi, ragazzi? A me sembra fermo. Aspetta, forse sta venendo, non riesco a capire. Sì, sta arrivando. No, sta arrivando. Madonna, ma con quale lentezza. Sono messo un po' male a livello di energia proprio blu. Non so perché me la dà. Anche se ho quasi tutto al massimo. Un terzo è sparito. Forse perché devi mangiare. No, il cibo è quasi full, l'acqua è quasi full e il dormire? Sonno è tre quarti. Quindi non so perché ho così poche energie. Dovrei mangiare le bacche, ma non trovo più niente. Non trovo neanche più le piante zero. Bianche. Io non ci trovo un cazzo. C'è un sentiero però. Bello. Kelvin. Kelvin si è fermato di nuovo, vabbè. No, no, si sta muovendo. Poco, ma si sta muovendo. E ci fermiamo un secondo magari qua a bere al ruscello. Oh, guarda, perfetto. Ah. Ma che guarda che bello al laghetto, anzi bevo anche. Le valigie! Ah, ma che si paura. Aprono la mano. Sono valigie con due granate dentro. Cosa dici? Oh, è santo vero? Cielo. Che festino qui dentro. Oh madonna, qualcuno collezionava persone. Beh, è una cosa come un'altra, voglio dire. Oppure ha detto stringiamoci e facciamoci caldo a vicenda, sono morti vicini, tutti. Vicini, vicini. Ho finito lo spazio per i panetti. Anche io. Vuoi dormire? No, ma siamo lontanissimi. No, no. Cioè, no, dormiamo bisogno. Quando siamo devastati. A metà. Ma a metà... tu non hai stamina, è per quello che te l'ho proposto. No, adesso l'ho recuperato un po' perché ho bevuto. Okay, quindi era proprio. Allora. Sta arrivando Kelvin, Mo arriva. Sì, piano piano. Vabbè, continuiamo a procedere di qua intanto. Eh sì, è bello lontano sto punto comunque. Eh sì, però quelli qui vicino li abbiamo fatti tutti. È vero, è vero. Sì, dobbiamo tornare verso l'entroterra, verso su. Sì, che poi io non ho accesso all'intera mappa, perché noi ne abbiamo visto un quarto, in teoria. Ah, se non la vediamo non te la sblocca? No, non la vedo perché il massimo della distanza è il punto dove stiamo andando, attualmente. Ah, però continua se lo raggiungiamo. Sì, quindi sì, sì. Non puoi spostare la mappa, esattamente. Non okay. Posso vedere la mappa nella sua interezza. Ho una stronzata, però che... Okay. Sì. Assolutamente sì. Cioè, è tipo un palmare, non è un GPS. Non puoi fare niente. Ma lo stesso, cioè, posso zoomare. Che non ha senso per me vento. Non dà fastidio, intera. Ma è molto bello visivamente. È realistico anche. Fiori bianchi. Oh, e si ricomincia. Vai. Uno ce n'era. Posto. No, veramente uno ce n'era. Mi sa che non è neanche quello giusto, tra l'altro. No, ma ha dato vita a coso, quindi direi di sì. Fiori bianchi. Diventeremo dei fioristi prima della fine. Sì. Che relax, senti qui. Ma sai che è veramente rilassante il suono del vento? Mi ricorda quando andavo tanto in monopattino. Che... Ah no, io a me rilassava proprio il suono, perché andavo in monopattino e quando c'erano le giornate di vento non riuscivo neanche ad andare avanti. Cioè rimanevo fermo sul posto come gli uccelli. Con le braccia aperte. Esatto, bravissimo. C'era talmente tanto vento. C'erano anche delle stories vecchie di qualche anno fa che si sentiva, mi sbatteva tutte le finestre dell'ufficio.
E la pioggia. La pioggia, no. Se tu mi fai sentire il suono della pioggia, io mi che bello. Ma anche la strada. Accoccolo tutto. Perché non guido, quindi non... No, 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 ma è la strada, perché da piccolo avevo la finestra. Lavori? No, no, del... Che cosa fai? Ma la, no, carne, gatto! La carne! Dai! Perché da piccolo avevo la casa che dava sulla strada e quindi le macchine che passano dormono. Ma io ogni tanto mi metto proprio 10 ore di suoni della pioggia e via. Io sto sveglio ad ascoltare. Quello è un problema. Senza fare nulla, guardi il soffitto, capito? No, con gli occhi chiusi, ma sto sveglio perché sto attento, sto allerta. Ci ho provato, okay. Mi rilasso un sacco, ma sto sveglio. Non dormo. No, ma io anche non per dormire, proprio okay, tipo quando sì. Monto me lo metto, per dire. Che belle montagne alte. Arriva o no? Si è fermato di nuovo. No, no. No, però ci segue, dai, no, almeno si muove, sì. Non è sulla spiaggia, dai. No, io quando mi metto le cose per dormire o faccio la mindfulness, che c'è la voce che ti dice respira, vaffanculo, e allora sì. Coglione. Se mi metto solo il suono rilassante sto sveglio. Me lo ascolto. Figo. E non tanto. Diventa un audiolibro. Diventa poi. Sì. Sì, sì, c'è una strada qui, però non è. Ma no, guarda, grotte che ci sono lì dove stiamo andando. Sì. Tra l'altro la montagna è altissima, Speriamo di. Ah, no, sì, il sentiero poi gira, ok. Ma dove stiamo andando comunque non è così vicino alla montagna. Ci sono tanti sentieri una volta zoomato. Ho visto, infatti non vedo neanche il punto, non vedo più nessun punto io dal GPS. Dove mai portato, gatto? In vacanza, goditela. Io, te e Kelvin. Kelvin arriverà. Se arriva, sì. Ma che begli scenari, veramente Kingdom Come, Bellissimo. No, non così tanto bello, non però. Non così bello, sì, però comunque bellissimo. Beh, considera che è tutto multiplayer, tra l'altro, per me è tutta roba grasso che cola questo. Sì. Ma sai veramente, Gabriel, che io ho anche dei suoni rilassanti, ma c'è un rumorino che capita ogni tanto, ogni ora, che mi sta sul cazzo e quindi non posso più ascoltarli. Perché c'è quel rumorino ogni ora e lo so, è finita. Io per dormire ho bisogno di un suono della pioggia specifico. Perché a volte mettono i temporali, ma i temporali sono tipo scroscio fortissimo e ogni tanto un tuono ed è orribile, sembra un rumore bianco di una televisione, non è pioggia. Ho bisogno di il suono della pioggia che batte sul tetto. Ok, quello è un suono che mi piace un botto. Io non sento quel suono lì da quando non sono andato al campo scuola, però. E io invece avevo la casa, che anche qui io questa casa l'ho presa anche per quello e poi ci sono rimasto male quando ha un... Perché ha un tetto vero. Che ha un vuoto tra il tetto vero e il tetto mio, c'è un vuoto. Ma è normale, perché sennò sarebbe nell'altra... coibentata di merda. No, l'altra era... era tipo terrazza, capito? Quindi cioè, era coibentata ma si sentiva. Invece qui c'è una lastra... Tra il tetto vero e quello c'è una lastra, quindi fa un vuoto d'aria. Magari lo sentivi nel come si chiama, nel vetro? Per caso, sì, anche una casa anche, vecchia. Anche, okay. Anche sì, sì. Qua lo sento molto, molto, molto. Cioè, proprio se diluvia lo sento. Sinistra, gatto? No, dritti. Mi sa? No, però il punto verde è nel cosa a sinistra, se no non riusciamo. Nel cosa a sinistra? Nel, la strada. Nel sentiero. Vuoi sentire se seguire il sentiero? Va bene. Sì, perché se no in mezzo ci sono le montagne e facciamo una fatica a girare. Allora quanto però, sale? Babba mia, Trieste. Di nuovo. Ci ospita nella sua mansarda, Gabriel. Sì, Gabriel, ma che scherzi, a me piace un botto. Qualsiasi... Vabbè, sentivo anche i corvi che urlavano. Credo che le case però... più recenti le facciano apposta. Uno, per non farti sentire il rumore. Due, proprio per coibentare senza far passare il vento, l'aria, il freddo. Mi piacerebbe un come si chiama? No, solaio, come si chiama la finestra sopra sui tetti? Non mi viene, c'ha un nome specifico. Il manager non mi viene. Okay. Geometra Karim. C'ha un nome. Adesso già chat lo ciccia fuori, sicuro. Mi viene le bocca di lupo, ma quelle sono di sotto. Lucernario, bravissimo. Ma
lucernario. Sì, il lucernario. Sì. Però non si apre il lucernario di solito. Sì, sì, si apre. No, il lucernario. Sì? Okay. C'è anche il, nelle auto. Se lo fai il van camperizzato, c'è il lucernario. Si magna. Si magna? Fiore. Fa yes. Tutto goloso. Yes. I miei prefe. Veramente non piove da due anni. Sembra quel gioco che dovevamo andare a fare hiking, come si chiama? Hiking. Ti ricordi che l'abbiamo fatto? Sì, mi ricordo. Quel video? Che è venuto una merda. Perché il gioco non era niente, però è uguale questo. Sì, esatto, il gioco era terribile. Hiking Simulator, esattamente. Che doveva essere chissà che cosa, era un gioco della minchia, siamo arrivati subito. Veramente una merda. Camminato, siamo arrivati a posto. Però si sta facendo un po' buio. Perché sono le 6, meno sì, mezz'ora. Sì, solo che Kelvin è in culo. Molto in culo. Vuoi aspettarlo? Beh, intanto una casetta la possiamo fare anche noi. Sento dell'acqua. Sì, c'è un uccello. Vabbè, saliamo ancora sopra. Sì, che magari troviamo le case di qualcuno qua, eh. Se c'è uno spiazzo, ma però è bella vuota, qua la zona. Sì. Ci sta, mi piace. Sì, vedi che è pieno di... Fammi vedere se magari niente c'è qualche casetta qua. Madonna, ma che bello, ma vieni a vedere. Arrivo. Beh, non c'è un cazzo. È bellissimo. C'è un'oca. Oh, bello, sì. Sta iniziando a diventare buino. Sì. I sottotetti non cambia niente come prezzo, dipende dalla zona, dalla città, non cambia nulla. In che senso? No, perché Giulio, ma i sottotetti costano meno o di più? Sono uguali. Beh, costano di meno perché è meno spazio calpestabile, se intendi quello. Beh, io ho il sottotetto, ma lo spazio calpestabile è fino al muro, cioè proprio fino in fondo io non tocco il tetto. Rispetto alla casa vecchia, che sì. Era proprio... Vabbè, scusami, il salotto comunque... Ma ci arrivo. Fino in fondo. Alle... Sì, sì, sì. Alle finestre stai in piedi? Sì. Sì, sì, ci arrivo. Credo sia alto un metro ottanta, ecco, credo sia. Non, proprio non era per me, ecco. Sì, però cioè, arriva a 1,80 m proprio contro la finestra, già poco prima e di più. Aiuto. Dobbiamo fare la casa, c'è la casa campeggia di verde? Mamma. Sta arrivando Kelvin, praticamente qui. Ah, ok. Lo chiediamo a lui, allora. Fai fare la manovolanza, per cortesia, che... Io sono la guida qui. Madonna, non vedo più nulla. Ti immagini se lui non voleva semplicemente stare con noi? L'ha fatto apposta a camminare più lento che non aveva ma cazzo. Ma secondo me quando sta indietro fermo lui. Perché è si è fermato lì? Che inquietante, vieni qua scemo. Vieni qui scemo. Madonna, tutto sporco di sangue. Ma che combina? Costruisci falò prima di tutto, perché se no non vediamo nulla. Eh sì, che così cuciniamo anche poi domani mattina. No, ma Piadina è veramente super easy questo gioco. Ma va bene. Dopo l'incubo che è stato il primo, guarda. Sì, il primo senza gli aiuti non l'avremmo mai fatto. Qui non abbiamo praticamente chiesto un cazzo a nessuno, C'è la signora! È la signorina. Avvicinati. È arrivata! Ma Kelvin, è tua moglie o la conosci? Perché... Eccola! La tuta mimetica. Signora, io non so. Le do la tuta mimetica? Ma che fa la tuta mimetica? Non so. Grazie, signora. Grazie, ben gentile. E mi ha dato delle bacche, però le ha messe a terra. Non le posso raccogliere, sono sparite. Neanch'io, signorina. Ah, signorina, che le do? La tuta mimetica. Posso darle, sì. Basta. È l'unica tua. Dagliela. Le do io? Ah no, si possono dare altre cose, tipo il localizzatore GPS gli posso dare. Daglielo, che non si sa mai. Tieni. Segnalo però con particolare. No, non potevo usarlo, capito? È verde. Vabbè. No, gliel'ho dato sul petto, vedi? Sì, no, ma sulla minimappa è verde, vedi? Ah, ok. È una cosa verde. Bellissimo, arrivederci signorina.
Era meglio dare il cuore, forse. No, quindi allora, e allora serve, gatto. Dobbiamo molto seguirla di più al 100%. Sì, 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 sì. Allora, dormiamo. Ok. Madonna, che figo. Che figo che adesso sappiamo sempre dov'è. Eh sì. Mi sei dormito davanti, gatto? Me l'hai tolto. Scusami. Non riesco, aspetta, non riesco a selezionare. Ok. Buonissimo. Salvo. Salvo. C'è da mangiare e da bere. Sì, sì, cucina. Dov'era il lago? Vicino a una signorina. La signorina è al fiume. Che bello che adesso sappiamo dov'è. Stupendo. Kelvin, cazzo, Kelvin, Kelvin. Ma ah, come ci crepa Kelvin, eh? Ci sono veramente le anatre, si sono qua. Ne ho ucciso una il primo giorno, no? Non mi ricordavo, ho ucciso un'anatra? Mi pareva. Bastardo. Vabbè, l'abbiamo mangiata. Che bastardo, scusa. Eh sì, Ti ricordi quando hai mangiato tu la razione militare in ufficio? Me lo ricordo, sì. Perché questa cosa... Perché molto... stavo mangiando la razione militare. Ah, okay. Che mi è venuto in mente. Non era così a caso. Mi è venuto in mente. No, no, ma immaginavo, semplicemente volevo un contesto, è perfetto. Vediamo se ho qualcosa da cucinare io. Solo una gamba. No, solo rotten meat. So. Metto dei soldi. Voilà. Ah, grazie, dammela. Ma perché? Ma dove l'hai tirata? È lì in fondo. In fondo fatto... dove? Non l'ho vista. Qui. Tu sei cretino, eh? Beh. No, non ce l'ho qua io. No, non ce l'ho. Ah, me l'ha data Ro. Scusami. Sta cantando! A me sembrava un urlo più che un canto, ma... No, stanno arrivando, gatto. Stanno arrivando. Stanno arrivando male. Ma prenditela tu, l'ho messa a cuoce. Ma no, te sei un deficiente! Ma dai! Levati! Ma stanno arrivando perché, dici? Perché lei ha urlato? Perché... No, non l'ho visto, l'ho visto. Oh, merda, ma non cucinata non mi ha dato niente, gatto. Lo stavo cucinando. Ma non era cucinata quella che mi volevi dare? A quanto pare non lo era. Aspetta che ne ho altre, comunque. Vieni qua. Devo capire come tirartele dietro. Ah no, aspetta, aspetta, forse possiamo tradeare. Vieni qui. Mettimela dentro lo zaino, credo. Ah, con la Q si cambiava. Aspetta, aspetta, ecco qua. Tiè. Grazie. Eccola, signorina. Che c'ha in mano? E lei ogni tanto ti porta robetta. Ah, mi ha portato l'aloe. L'aloe vera. Grazie, signorina, grazie. Aspetta, io le voglio dare qualcosa, però. Le possiamo dare la pistola. Io le do la tuta mimetica, tiè. Ma è vestita adesso. Cosa? È vestita. Gliel'hai data? Ah, ma non gliel'hai data prima? La tuta no. Però adesso lei, aspetta, non è più, non ha più il GPS. Perché? Perché ha scambiato, probabilmente ha scambiato il GPS con la tuta. Cazzo, ho sbagliato. Vabbè, tornerà, spero. Ma il braccio era cucinato, gatto? Sì. Ma che cazzo? Ma te l'ho detto, te l'ho detto. Ma che ne so? Ah, l'hai ridato il GPS? No. Ah, te l'ho tenuto fuori io, sì. Mannaggia, forse serviva, gatto. Invisibile con la tuta mi me. Vabbè, ma tornerà, eh. Secondo me ci stiamo un po'. No, cioè sei vestita comunque, sai? Ce l'aveva addosso. Sì, però forse era meglio il GPS. Potevo darle anche la pistola per qualche motivo, però poi mi spara. Oh, madonna, ti immagini. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, salviamo e si va. Non abbiamo tanto tempo, purtroppo, però possiamo arrivare al punto verde. Hai e forse ragione. Ce la facciamo. Non so mica, eh. Proviamoci. Kelvin! Tanto secondo me hai detto di seguirci. No, aspetta che arriva. Sta seguendo te? Non lo so. No, Kelvin! Che cazzo. Mannaggia. L'hai visto che correva? Sì, è qua, guardalo. Pezzo di me. Guarda la gamba, questa la gamba, bellissimo. Bastardo. Kelvin. Dove è andato, Kelvin? Guarda che gli confermo che mi deve seguire. Madonna, ma è devastato. Sì, c'ha tutta la... Occhio che arriva altra gente, gatto. Oh, madonna. Allora, signorina, signorina, signorina. Ah, è lei! Dagli, aspetta. Le do di nuovo do il coso. GPS, eh? No, 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 lo faccio io che ce Vai, l'ho qua. Fai tu, fai tu.
Ecco, me l'ha rimesso quello verde, però. Non importa, non importa. Vabbè. Va benissimo, tanto si capisce. Arrivederci, signorina. Innamoratissima lei. È incredibile, ha strappato anche una gamba per far passare la terza. Bellissimo. A posto. Scusa, ma perché... No, Kelvin, guarda dove va Kelvin. Dove vai? Vieni qua, subito, al marpione. Perché quando le ho dato la tuta si è spogliata? Cioè, io sono vestito adesso, tra l'altro, me lo posso mettere. No, non di là, non di là, gatto di qua. Ma sono due scarpe con tre gambe. Quello le ho dato, eh. Quello è un problema. Che poi che piede sarà? Sinistro o destro il terzo? Sembrano due sinistri. Ah. Sembrava. Magari centrale, ti immagini piatto, linea. Sì, o a due alluci. Sì. Uno al posto del mignolo. Oppure tutti i mignoli. Bellissimo. Che poi non si chiamano così, sì, hanno un nome. Perché come il pollice del piede che ha luce. Questo è veramente grosso. Ma andiamo è veramente via. L'attacco dei titani, ma perché? Ed è pure nudo, perché è nudo? Oh madonna. Cosa fa? No, cosa no, sbraita? No, no, ha visto. No, arriva gente, gatto, corri, corri, corri. C'è un villaggio, ecco perché. Via, 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 attraversiamolo. Arrivano, gattocchio. Ah, ho finito le merendine loro. Musica tecno a palla. Dove cazzo sei, Karim? Sto qua, sto qua. Ma sta ballando quello lì. Ah, ok, ci siamo andati, non ci ha detto niente. Posto. Oh, madonna. Ma loro ascoltano la musica, stanno lì, se la cillano. Eh sì, per loro è tipo divinità, vedi? Stava pregando alla radio. Ok, sembra che non ci stiano seguendo. Domani mattina non faccio la live, ragazzi. E poi non rompo il cazzo che anima anche di sabato mattina, dai. Kelvin, ok. Vi ricordo che queste live sono mie, non sue. Che poi dopo lui venga e si diverta, bene, però... Tantissimo. Ci avrà anche il diritto di farsi i cazzi suoi. Domani mattina no live, vi ricordo, eh. Com'è niente live? Abbiamo raggiunto l'obiettivo, il day off, l'avete fatto voi, oh. Uè. Tutto vero. Eh sì. Siamo arrivati comunque. Eccolo, sì, che culo. Ok, sono molto curioso. Se è un'altra roba da scavare, piango, te lo dico. Per adesso comunque era tutta roba varietosa. Abbastanza, sì. Non erano tutte buche da scavare o tutte grotte. Era un po' vario. L'ho C'è apprezzato. Uno che cammina, che... Perché ti ha fastidio? Madò, la gente che è cammina. Pieno di gente, gatto. Dove sei? Perché sei lì? Sono qua, sono qua. Aggira, aggira, vieni via. Ci sono piante da mangiare se vuoi. No, meglio levarci dal cazzo, va? Lo so. Per Kelvin, soprattutto. Perché sicuro è un villaggetto, sto coso. Ce l'ho da mangiare. Prova a mangiare, lo mangio. È buona, è buona. Mi ha dato energia. E anche un pelo di cibo. Quella che del cioccolato? Bello. È la carica del caffè, sì, sì. Proprio lei. Comunque stavo pensando di far diventare il sabato il day off. Così, a titolo informativo. E farà la domenica? Eh beh, facciamo la mocca. Ah, giusto. Giustissimo. Non ce l'ho più il day off per quel motivo lì. Allora, c'è un golf cart e gente che misurava. C'è l'attacco dei titani. No. Cosa facciamo? Ma quanti titani, tra l'altro? Gatto, qua bisogna combattere, vero? Allora, preparo le molotov. Merda, no, questi ci massacrano. Siamo senza armatura. Aspetta, aspetta. Vado con la maschera. Gatto. Eccolo qua. Gatto. Mi attacca. Gatto! Non... Tu sei mazzo! Ma l'ho attaccato! E tu sei stronzo, però, scusa. Ha saltato, ma tipo Fiona May, eh. È stato incredibile. E adesso sono andati via tutti. Ah, a posto. A posto. Sta maschera. Ma hai dato fuoco a tu. È lì. È terrificante questa scena. Ha preso fuoco però. Cos'era questo schioppo? Ho sparato io. È morto. È morto, sì. È morto in cielo. Chi è? No, gatto, è pieno di gente. Gatto, vai via. Sono andati giù easy però. Non picchiare Kelvin, Karim. Non importa, lo massaggio. Come è morto?
morto questo? Dov'è Kelvin? Karim, hai ucciso Kelvin del tutto. No, non l'ho ucciso, non l'ho colpito neanche una volta io, gatto. Occhio a questo. E dobbiamo ricaricare, però. Non l'ho colpito neanche una volta apposta perché non volevo. Dobbiamo ricaricare. No, gatto è morto. No, Karim, come facciamo se no? Vai, ricarichiamo. Oh no, gatto, torniamo indietrissimo. No, non di tanto. Come? No, solo... E come si carica, scusami? Vabbè che magari non ricarichiamo, giochiamo direttamente da quando torno. Ma si possono spaccare queste cose? Sì. Non hanno il pene questi signori, questi eunuchi. No, beh, ma basta non salvare. Tanto non abbiamo tanto tempo fa, sei sicuro? Cazzo, dove c'era la signorina? Gatto, c'è un gigante! Ha preso Kelvin! Gatto, no, ti prego il signor. L'ha lanciato! Aspetta, provo una comunicazione, guarda. Ma basta! Coglione! Via di lì! Hai capito? Karim è menacillo! Dove sei? Sono seduto. Ma che fai? Gli faccio capire che è il capo, no? Schivato, bitch! Toto, ti ho dato il braccio! Il re della giungla! Aia! Eccolo lì! Coglione! Ma che serve sta maschera? Non a questo! Non a questo! Allora mi devi dire tu! Non lo usare! Non la usare, ma vediamo! Comunque, vediamo cosa c'è qui, che tanto ricarichiamo e lo facciamo la volta prossima. Che cazzo c'era c'è qua? C'è un po' cibo, cose, c'è di tutto, monete. Ma non è vero! Sì, è nelle casse. Sì, però il punto verde era questo, dici? Solo un punto di rifocillazione. C'è una tomba qua, guarda. Sì, una bara. Infatti l'ho spaccata e c'è le ossa dentro. Che storia. Cerchiamo un attimo. Ma qua c'erano i topografi, vedi? I tipografi. Topografi. Hai visto che bella sedia? Mi piacerebbe uguale a casa. È quella di Ed Gein. Allora, come è saltato addosso quel signore? Male, è stato terribile da vedere. T'ha sfondato il culo. Veramente. Ma dai! Ho sfondato tutto, non sapevo neanche di poterlo fare. Qui. No, tu sei matto, no. Bello però. Era? Ma se noi gli spacchiamo questo, cambia qualcosa. Ha urlato per quello, perché aveva spaccato tutto. Dobbiamo rifarcela tutto, gatto. Ma non è morto. Tanto, Sì, lo rifacciamo. Dov'è che adesso chiudiamo? Possiamo tagliargli le braccia? Non abbiamo camminato così tanto, fortunatamente. Però sappiamo anche che ce lo possiamo evitare. Sto morendo. Ce lo possiamo evitare e la volta prossima andiamo alla grotta. Alt F4iamo allora. Sì, ma se vuoi fare esche, esci. Non è che devi fare per forza Alt F4, con calma. Alt F4. E va bene. Ho paura di che salvare per sbaglio. Ci sono i vantaggi apposta che non puoi sbagliare per farli, perché non... È vero. Non è... Mi sono già seduto sulla sedia. Ero il re del mondo. Mentre combattevo io, come sempre. Vabbè, quindi? Abbiamo vinto, sì. No, tu hai ucciso Kelvin. Sì. Hai ucciso Kelvin, e quindi... Ecco. Va bene, ragazzi, noi ci vediamo domenica con Karim e Moro per la mocca, che ne abbiamo abbastanza di giochi di cui parlare, tra l'altro. Verissimo, verissimo. Tra cui anche Sons of the Forest. Vero. La prossima è il 16? No, ragazzi, ci vediamo comunque lunedì. Lunedì facciamo la live la mattina e la sera. Tra l'altro ci vediamo sempre con Karim e Termos. Adesso devo richiedere conferma, ma dovremmo vederci anche con Karim e Termos. E poi dopo ci vediamo dal Giappone quando si riesce. Va bene? Va bene.